E quello che state ascoltando è Fumble! La puntata sui problemi del vuoto e dell'aria. Esatto. In molti hanno problemi di vuoto e dell'aria. Quindi quando vanno in aereo hanno questi problemi. Ma non a Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E non solo, è anche il primo podcast di giochi di ruolo di QWERTY.it, che adesso ne vanta ben tre, ma noi siamo stati i primi. Ci trovate su FumbleGDR.it e su QWERTY.it, dove trovate anche SideQuest e anche Epoca, che sono gli altri due podcast di giochi di ruolo, e dove trovate anche Com'è quel gioco, che invece si occupa di giochi da tavolo. Non l'avrei mai detto, pensavo un cinetto. Magari erano giochi da bambini per strada, tipo Mondo. E invece bello, no, si occupa di giochi si gioca a Mondo un gioco. È come Voodoo, ma esatto. Bello Voodoo. Fumble questa sera gioca ancora a La Leggenda dei Cinque Anelli, ma prima della Leggenda dei Cinque Anelli le cose base. Grazie a tutti quelli che hanno lasciato recensioni e votazioni a 5 anelli o a 5 stelle su iTunes, grazie a chi condivide i video e i podcast, e grazie a chi è diventato socio di QWERTY o ha fatto una donazione, perché grazie a voi abbiamo preso un microfonone che adesso è in mano a Matteo Scandolin di Ricciotto, che sta registrando in questo momento la puntata live di Racconti e Inutile, esatto, tutto insieme, perché stasera c'è un evento in via Dogana. Esatto, se ci state ascoltando in podcast magari siete lì dal vivo, se ci state ascoltando dal vivo lo potrete ascoltare in podcast. E controllate se mi citano. Ecco, controllate se citano Matteo, che è lo schiavo di Inutile. Mi stanno già dando le nuove direttive. Ecco, vedi. Altre cose importanti di Fumble per questa settimana sono che da domani, cioè venerdì 6 a domenica 8, ci trovate al Play di Modena. Ci trovate nel padiglione A, allo stand A39, perché i ragazzi di Lady of the Lake ci ospitano. Non poteva essere l'A38? Beh, quello di piano. Oddio, sì. Almeno ci trovano. È vero. Termini. Ci trovate al padiglione A39, che è di fronte a dove sabato mattina farò giocare Clotos tutta la mattina, e dove farò giocare sia Clotos che Gattai nei momenti morti. Se riuscite ad arrivare in abbastanza persone, si fa un tavolo, oppure girate intorno allo stand finché non si accumulano abbastanza persone, tipo Team Park. Se non riuscite a parlare temporaneamente con Claudio perché è impegnato nelle fasi di demo, potete rivolgervi alla sua ragazza ombrello. Ho due assistenti, un Matteo un giorno e un Matteo un altro giorno. Un po'. Matteo Scandolini e Matteo Mantovanelli. Esatto, immaginavamo. E niente, ci riconoscerete per le magliette e con il dado che fa uno e un telo gigantesco 170x170 con il logo di Fumble. È impossibile non vederci. Vi auguriamo tanti Fumble. Vi auguriamo tanti Fumble. Io come ragazzi ieri sera. Io in questo momento non vi auguro troppi Fumble, perché siete in una situazione di merda pungente. Esatto. Dire molto bene. No, perché? L'ultima volta avete scoperto un po' di cose sulla situazione, sì, di come erano sistemate alcuni rapporti interni allo scorpione, lo scorpione con il leone, chi era uno yogo e chi no. E poi sono arrivati effettivamente gli ospiti del clan dello scorpione, che invitati a cena hanno ben deciso di chiudere le porte, tirare fuori alcuni le armi, due Shugenja stanno già mormorando delle parole. Ah, uno non ha già fatto? Che stava invisibile facendo. Lei? Adesso vedremo quando tocca a te se vuoi fare un tiro di spellcraft. L'avevo già fatto, l'avevo passato, mi hai detto che stavano castando. Basta. Mayumi perché è sparita. No, ancora finito. Gando, Mayumi. Stavano castando? No, perché stavo facendo Spectre e mi avevi detto che stavano castando. Sì, ma mi hai detto cosa? Aik. E due di loro sono armati. Due sono Shugenja, c'è la vecchia Mayumi e poi c'è gente che è disposta a menare, una decina di persone. E ci sono cinque guardie armate. Cinque guardie armate, il daimyo. Il daimyo, sì, lo shogun. Esatto, e la moglie del daimyo con uno spillone che ha tirato di 7 metri. Esatto. Okay. Ha tirato fuori gli rosticini di pasta. Nella migliore tradizione. Però in questo istante
Nessuno si sta accoltellando, stanno solo prendendo posizione. In questo preciso istante nessuno ha ancora accoltellato nessuno. Io allora sbatto le mani sul tavolo, mi alzo gridando: Bayushi-sama, ho due domande. Vedi che lei fa cenno con la mano di aspettare un secondo e i due Shugenja stanno continuando a cantilenare. Ok, io posso provare a capire. Sì. Cosa stanno cantilenando? Assolutamente sì. Devi fare... Tu hai problemi con l'aria, vero? Come scuola. Solo persa. Quando la evoco. Però è la tua scuola. Sì. Problemi con l'aria. Che bello. La tua scuola avversa è quella dell'aria, quindi la difficoltà è 20 in questo caso. No? Cazzo, 17. Uno. No, 23. Allora, non sei sicuro. Senti però che stanno facendo circolare l'aria all'interno della stanza in maniera non naturale. Ok, quindi dico: avete pensato a un modo per i lupi di mantenere il proprio onore nonostante siano ospiti? Se si facessero in disparte? E la tua seconda domanda? Non gliene frega un cazzo. Tutto questo è per l'imperatore? Vedi che lei allunga una mano all'interno del suo kimono, ravana un attimo nella manica e poi tira fuori un blocchetto di legno laccato con un cordino che scende e il simbolo dell'imperatore e lo mette lì sul tavolo in mezzo. La volpe continua ad essere astuta. Senti che a differenza delle altre volte in cui avete parlato non ha più quella vocetta un po' da vecchia rincoglionita. No, sta parlando normalmente, tranquillamente. La volpe apprezza, ma purtroppo non sa contare. Perché la mia domanda era anche un'altra. La domanda... Sono gli yogo? Ah. Sono le tue parole, non le mie. It's your word. E allora faccio un passo indietro, alzando le mani, e guardo loro, però. Sì, e preparo l'azione a lanciare un incantesimo. Questo mi ricordo di D&D, però. A quando ci sono cenni o messaggi particolari dei miei compagni. Quando cambia il vento. Quindi guardi più che altro i tuoi compagni. Per sì, decidere. Sì, faccio indietro, guardo i miei compagni. Però sto pronto a... La vecchia Bayushi vi guarda per un attimo e vedi che sta rialzando la mano per dare segno ai suoi uomini. Principalmente guardo lui. Gli dia la possibilità di morire con onore. Umone accanto a me che fa? Ti giri, c'è una pling che si vede il tatami sotto per terra un po' spostato. No, Umon si era già alzato dal tavolo, però si è reso conto di non avere le armi e lui non è un gran combattente a mani nude. È abituato a usare la spada, come quasi tutti voi. Dico quasi perché in realtà solo Ida è abituato a... Neanche Ida. Tu usi il maglio, sì. Lui usa i pugni, tu sei uno Shugenja e lui usa l'arco. Non c'è neanche uno spadaccino. No, poi stavo guardando un... No, io sono anche spadaccino. Akusaki è uno spadaccino. Akuseki sì, è uno spadaccino. Io sono spadaccino scarso. Perché ce l'hai di scuola. Umon è il più forte spadaccino tra tutti noi. Esatto. Shit! E guardo anche Umon, sì, però tenendo più che altro d'occhio Ida. No, comunque gliel'ho detta davvero, cioè una. Le pare il caso? Beh, il lupo arrivato per ultimo dovrebbe essere l'ultimo a parlare in questo caso. E infatti ho parlato dopo di lui. Altri lupi prima di te avrebbero diritto di parola, avendo meglio presente la situazione. Alcuni so anche che hanno fatto delle promesse, e guarda Ida. E qui è il momento. Ah, ah. Gianni, vedi tu.
Ho fatto una promessa su un matrimonio avvenuto. Qui il matrimonio non sta avvenendo. E come si usa dire, il matrimonio non sa da fare. Ciò non significa che le persone debbano morire. Mi auguro che muoiano meno persone possibili. Due sono le persone che oggi devono morire. Quali? Si gira verso Umon. Shosuro Umon. E poi si gira verso la moglie del daimyo. E Yogo Shizue. Fintissimo. E io intanto sto cercando di ficcare le due bacchette dentro alla ciotola in maniera che si incastrino per bene. Nella ciotola? Insomma, in un piatto, in qualcosa che riesca a bloccarle e tenerle un attimo ferme. Per fare... Ciao. Ma usa... Sì, è bravissimo. Usa direttamente il piatto. È piatto... No, qua va... È un onomatopee, no? Non ho capito cosa stai cercando di fare. Esattamente. Ecco. Sto cercando di bloccare le bacchette in maniera tale da farmi una specie di... Di scaccolatore, no. Il cavatappi è quello che va con la... Ok, lo vuoi usare per fare una specie di manico per le bacchette? Esatto. Per sì, ma per usare una volta, giusto? Per okay. Ida. Ok. Io guardo Ida mi conosce. E sa che... Da solo guardandomi che... Essendo lui quello che di queste cose se ne preoccupa un po' di più, proprio quello un po' più strette dell'onore, quello che ti guardi allo specchio la mattina e non magari quello percepito. Al momento sembra l'unico. Se nel momento, se tu ti fai da parte, percepisci che la volpe si fa da parte. Sai anche che se non ti fai da parte, la volpe non si fa da parte. Bel modo di passare la palla, mi piace. Davvero samurai. Sì. La volpe è... Interessa più quello percepito che quello dello specchio la mattina, quindi. Ma Umon Porino? Chi se lo incula? Umon in realtà. Però se per lui è una cosa che non sa da fare, per le sue morale secondo me è importante. Quindi magari non sa da fare veramente. I lupi hanno solo due strade in questo momento. Opporsi allo scorpione o seguire il flusso della corrente. Il veleno dello scorpione è molto forte. E lo scorpione sopravvive sempre perché sa nuotare. O forse una terza, se mi può permettere. Guarda, se lo scorpione entra in acqua, il granchio lo spezza. Pugno alla pol di Tekken. O forse una terza. Sulla vecchia poi, non su uno dei guerrieri. Oh cazzo, scusa. Perché questi uomini devono morire? Qual è il loro crimine che la morte può dissolvere? Aver cercato di andare oltre le regole del nostro clan. E oltre la parola dell'imperatore. Il che comporta una condanna a morte. Non è altrettanto una condanna a morte imprigionarli a vita nelle vostre segrete? No. C'ha ragione, cioè io ci ho provato perché così il daimyo cosa sta facendo? Sta tenendo la spada in posizione difensiva ora che sta sentendo questo? No, è più calmo. Sta facendo no, così. Il daimyo è ancora più incazzato di prima, si sta mettendo davanti a sua moglie. Ma mi sono perso un po'. Io guardo il daimyo e faccio voi sapevate? Speravo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Credo sia un sì. Temevo che sarebbe giunto. Se devo morire oggi insieme a mia moglie, morirò. Voi non siete tenuti a farlo. E le guardie? Le guardie stanno aspettando una parola del daimyo per scattare. In questo momento hanno capito che è una situazione di stallo. Loro vogliono difendere il daimyo, però se il daimyo gli dice lasciate che uccidano mia moglie, probabilmente lo lasciano fare. Ok, sì, poi soprattutto le guardie, secondo me, se lei è autorizzata dall'imperatore, a quanto pare, a fare questa cosa, e non è tanta gente che millanta tipo il tesserino finto dell'FBI.
È più un mito con i mito. Poi ma... chiaro, magari l'imperatore non sa proprio i dettagli e quindi noi, anche se li fermiamo, potremmo riuscire in qualche modo a cavarcela. Però teoricamente le guardie potrebbero anche dire se l'imperatore vuole così. C'è un modo per noi di verificare l'autenticità del sigillo? Bravo. Io voglio verificare. Grazie per il bravo. Io invece voglio verificare l'identità invisibile di Mayumi. Una cosa alla volta. Allora, per identificare il sigillo, per verificarne l'autenticità, la cosa più sicura è prenderlo in mano e ispezionarlo, controllare che sia vero, che non sia un falso. L'ha messo in mezzo al tavolo. L'ha appoggiato lì davanti, a lei. Ok. Beh, intanto io sono a un posto di distanza, quindi... Mm-hmm. E no, io mi sono anche fatto indietro, quindi... Però ci sono 14 scorpioni pronti a staccare la testa a chiunque si avvicini a Bayushi. Io non mi avvicino proprio per... Mi allungo... Oh, siamo qua. Siamo a reverse. Sono a reverse, io sono così. Aspetta. Scusa, Posso? Grazie. E ti lascia prendere il... Perché sono molto, sono molto convinti della loro falsificazità. Bene. E comincio a girarlo. Però è da un po' che non ne vedo uno. Fai una prova di investigazione a questo punto. In grinda, glielo sbatto in tasca la vecchia. Mi sta un po' trattenendo. Secondo me la vecchia è assolutamente agile e scattante. Già dal cambio della voce, sì, infatti, ecco. Beh, adesso dal cambio della voce a diventare Yoda. Ho capito, però la vecchia... Anche Paisel cambia voce e postura, però non fa le mosse di Yoda. La vecchia, secondo me, no? È tipo la moglie di Bam, una roba del genere. O è la vecchia Obaba. Esatto. Può anche essere una vecchia Shugenja e avere gli spiriti che la proteggono, e lei non dovrebbe magari fare molto. Per esempio. Però gli spiriti non piacciono gli quelli con il portantina, gli storpi. Tutti quelli del fuoco. Quelli del fuoco. Lo scorpione non è vicino. Grande. Più 10. Explosion. Il 10 esplode. 16 solo uno. 16. Solo col 10. Quanto no, ne tengo 3. 16, 26. 26. Cazzo. Sembra vero in tutto e per tutto. Il cordino è fatto di seta di un tipo abbastanza raro e molto costoso. La ceralacca non ha nessun segno di falsificazione. Il simbolo è preciso. Io posso far comparire una catena di fiamme mai di Ummon. Io per quanto mi riguarda, il ragionamento scambio di sguardi col pensiero. Mm-hmm. Proprio sì. Siamo lupi. Alzo spalluccio. Cazzo, è vero, noi abbiamo promesso semplicemente di proteggere la sposa. No, di proteggere lo sposo. È tutto se era di proteggere la sposa. Qua avevamo già ucciso noi Ummon, il daimyo. La moglie. Lo sposo. Le guardie. Un attimo di flash, ma lo sposo. Noi dobbiamo proteggere Ummon. È Ummon. Ah, cazzo. Che è il fratello della nostra compagna. Per quello lo volevo far imprigionare a vita, capito? Perché no, ha avuto un facevo due cose insieme. Chi era chi? Io invece riesco a capire che fine ha fatto Mayumi se sono invisibile e scomparsa. Allora, tu non l'hai visto lanciare nessun incantesimo. Ma no, anche perché era spaventata, però. Era molto spaventata. È scomparsa quando le guardie di Bayushi hanno iniziato a sollevarsi e gli Shugenja a lanciare l'incantesimo. Non hai capito esattamente cosa stia facendo l'incantesimo di prima? Però difficilmente, dato che sta facendo circolare l'aria in maniera strana, è difficile che abbia fatto scomparire una persona. Anche perché non che senso avrebbe farla scomparire se tanto sono tutti in scacco. Quindi sembra più una cosa di protezione. Esatto. Ma vedo, mi sembra di vedere che è tipo qualche alterazione che è l'invisibile oppure non c'è. Allora, fai un tiro di spellcraft... Ma data la natura dell'incantesimo in gioco, tu sei fortunato e per te è solo 10. Se ce la fai ti dico perché sei fortunato, se non ce la fai sei sfortunato lo stesso. Ce l'ho fatta, ma... 16. Sono i tuoi dadi, per quello devo scegliermeli io. Ma erano i miei dadi. Sei fortunato... Perché hai già avuto a che fare con... Quello, due amici cani. No, con creature che scompaiono in questo modo. E dico creature perché non sono umani che sono in grado di compiere miracoli di questo genere.
In genere sono volpi. Oh, bastardo! Devo fallire! Ti rendi conto? Tu adesso ti rendi conto che non avete mai cercato di capire le intenzioni secondarie di Mayumi, se lei fosse tutta a posto oppure no. Non sai se sia lei la volpe, sia qualcun altro la volpe che la sta proteggendo. Sì, ma comunque è plausibile anche che lo sia lei. Cosa? È 50 e 50. Sì, ma in qualsiasi due casi io guardo Ida e faccio un cenno con la testa. Cenno di che tipo? Un cenno di che tipo che vedi delle fiammelle che inizia a lambirmi le mani. Ah, quindi bisogna... Non so, io sto dando... Questo qua è il momento migliore per fare il trickster, cioè... In questo momento io... prendo, c'è anche l'audience, allungo verso Bayushi e guardandoti negli occhi, cioè, è dell'imperatore, che ci vuoi fare? E il mio guardo è un deciditi che mi sono rotto il cazzo, cioè. E lancio l'incantesimo. Ok, avevi preparato quando qualcuno dei tuoi compagni ti lanciava un'occhiata, quindi quando lui si proprio come distrazione, quando lui si avvicina per appoggiare il coso. In realtà quello che vorrei fare, poi chiaramente c'è l'azione e tutto quanto, lancia, ma è lancia, fare come cosa fluida lancia. Sarebbe fare lanciare un incantesimo e facendomi sempre vorticare le fiamme, che poi magari è l'azione dopo, lanciare il residuo delle fiamme su uno degli Shugenja. Però prima intanto ti lancio quell'incantesimo e vediamo. Il tempo di lancio di questo incantesimo che tutte vuoi due fare? Uno. Tutte e due uno, perfetto. E se vuoi, per fare questa cosa fluida, visto che ho preparato l'azione, posso prendermi anche un paio di raise, forse. Perché con il primo voglio fare... È entro 20 metri, Umon. Sì, la stanza non è così... Cioè, non è un palazzo imperiale 3 gigantesco. Più 2 di rank. Più? Cos'era? Non era solo quello. Cazzo, già mi sono dimenticato. No, è il tuo anello più il rank. E quindi erano solo 4 dadi prima? Dimmelo okay. Però tengo tutto. Tieni l'anello. Tengo solo l'anello, il rank è solo da di extra. Ok. Quindi il primo è 10, prendo 2 raise per farlo il più rapidamente possibile di sorpresa agli altri. Mm-hmm. Passami un attimo il manuale intanto. 18, 22, al pelo, di 2. E faccio comparire una katana, faccio katana of fire. Mentre prego gli spiriti del Chikushu e faccio andare il mio amico Kami a assumere la forma di una katana in mano a Umon. Ti stavo prendendo col braccio? Gli faccio comparire una katana di fiamme in mano. Ok, a Umon. A Umon. E poi inizio a girarmi per sparare una fiammata su uno degli Shugenja. Ok, iniziativa ragazzi miei. Non l'avrei mai detto. Mi serve una. Come si misura? Non mi ricordo. Ce l'avete scritto di fianco. Ah, scusa. 3, tengo 2. Grazie. Esplodono i 10? Sull'iniziativa direi di sì. Io direi che esplode dappertutto il 10, anche sui danni abbiamo scoperto. Iniziativa non si aggiunge niente? Battaglia? No, iniziativa è quel tiro che c'è. Che non c'è. 15. Dovrebbe no, essere sì. Riflessi e insight e tieni i riflessi. Boom! Allora, una alla volta, 15. Ida, 15. Quindi riflessi più insight. Insight il tuo rank totale. Ok. Okay. 5. Attenzione, potrei fare un tiro iniziativa decente. 18. Adesso faccio 1. Boom! Riesplode. E la Madonna, grande mago. È il gioco di mago. Siamo a 38. Non lo vedo. 18. È un 3. 38 più 2 40, 43. 43. Hai contato il più 3 fisso? 46. Okay, qualcuno vuol fare più? Quindi, lui è già un cavaliere d'oro e va alla velocità della luce. Esatto. Abbiamo capito. I suoi pugni sono più veloci della luce, non riesco a vederli. Esatto. No. Sì, ma non ho armi. Però prima c'è un pippone filosofico, ricordo. Assolutamente sì. Come te la posso fare dopo, però. No, non mi ci metto a combattere. Umon fa 14. Dorme, benissimo, è in pericolo di vita. Tra l'altro la katana di fiamme sembra la facevo io, facevo un male porco, però non lo so usare bene. Ci aggiungo tutto l'onore ai danni. Però. Gli Shugenja.
17, 22, 24. Si è fatto più di me comunque. La vecchia Bayushi. Aspetta. 9, 9, 6 e 4 fa 28. A porca loca. E poi ci sono i ninja. Ninja. Spero che non siano nascosti, ma quelli che ci sono già nella sala. Sì, quelli che okay. ci sono già nella sala. Poi le guardie, il daimyo. Oh. No, finora sono i cattivi. Allora, il daimyo. Ma perché sono cominciato a cagarmi sotto, visto che tutti stavano facendo più di voi. Ecco, bravo Pietro. In realtà, se io aspettavo Gianni, probabilmente neanche qui prendeva fuoco. Poi Claudio fa l'infame. E... Che cosa? Ma io stavo 9, per partire 25. Con la mia manovra e poi avete fatto precipitare gli eventi. Cosa stai per fare? Stavo per tirare su un tavolo, che è quello che fa adesso. Tiro su un tavolo e lo uso come l'hai arma. L'hai pensato uguale a me. Senza problemi, non c'è le bisogno guardie. Di avere un martello. Le guardie sono fighe, le guardie. Grandi. Fanno... di 28 e 7 35. Beh, cazzo, il clan del leone, no? In teoria loro si credono i migliori. Quanto quindi... cambia una katana in questo gioco rispetto a pugni? Un casino cambia. Tantissimo. Non dai miei. Quanto abnormità. 1K1, 3K2. Sì. Ok. La katana è 3K2? Sì. Sì. Non il pugno. La katana di base è 3K2? Sì. Sì. Fai conto che allora la mia è 2K2. E perché tu hai il wakizashi? No, quella che evoco di fuoco è 2K2. Ah, ok, però è una cosa di fuoco. Più debole. Deve ma devi metterci la strength della persona che la usa che aumenta il team, ah, no, chiaro. Il numero dei dadi gettiti. Ah, se una strength 2 di base fa 4K2. Quella katana sarebbe 5K2 con la normale. Però la katana fa 2K2. Ah, anche quella di sommi base. Sommi la strength di chi la usa, esatto. Più l'abilità di chi la, sa, di chi la usa. Esatto. Come il tiro, però. L'ultima è il la tiro, moglie. Il tiro. Ti rimane 4K3 a te. Ivao, sei il primo, ovviamente. Vabbè, grazie. Visto che sono il primo di... Allora, prima devi decidere la stance. Ma che? Sì. Sì. Non ho ancora mai fatto un combat. Infatti, ma qua dietro hai un bellissimo foglio riassuntivo. Ok. Full combat. Ma no, non manovre, posizioni. Attacco totale. No, è giapponese però. E purtroppo non sono ancora riuscito a fare una una giusta musica da combattimento giapponese. Allora, abbiamo fatto 6 sessioni e non abbiamo combattuto neanche una volta praticamente. La differenza tra difesa e difesa completa, che non fai nessuna azione se fai difesa completa. No, che la difesa, la difesa ti puoi muovere, difesa completa mi pare di no. No, la differenza è che con difesa non puoi solo non attaccare, mentre difesa completa è un'azione complessa. Metto lì e faccio. Io ad esempio posso fare difesa e lanciare un incantesimo. Mm-hmm. Non difesa completa. Ah, stance è difesa. Ok. E no, perché la posso fare per una manovra. Ma puoi fare azioni. Queste sono manovre che costano dei rilanci se vuoi. Ok. Va bene. Io voglio alzare il tavolo a cui eravamo seduti noi. E ribaltarlo in direzione del daimyo per fargli da scudo, mettendomi lì io a fianco a loro, perché fa da scudo anche a me. Ok, allora per fare sta roba un po' complessa c'è un proteggere. Però proteggere dà più armatura a chi riceve la protezione e un po' meno a te. Però io mi sono già messo in difesa, quindi pippa equilibrio. Esatto. E fai a questo punto una prova di difesa. La prova di difesa. Guarda qua, difesa non c'è. Sì, ce l'hai. 5K3. Vediamo se siamo fortunati di nuovo. Stavolta faccio schifo. 1 e 2. Domanda, come si fa a capire qual è la difficoltà per colpirti? Quindi la difficoltà per colpirti è l'armatura TN. TN bonus? No, current TN. Ah. Ok, e come si calcola? A me l'hai calcolato, non so come.
E che non so se ho scritto una cazzata a 20. Ho scritto 20, ma non so se è una cazzata. Beh, la mia 25. No, è probabile che sia giusto. 5K3 e faccio 19. Grazie. Ok, ribalti. Ribalti il tavolo, metti il tavolo tra il daimyo e la moglie e il resto dei, degli assalitori, quindi sia il daimyo che la moglie in questo caso hanno più 5, perché l'hai messo in mezzo a tutti e due. Akuseki? Akuseki! Che palle! Eh no, scusa, c'è... Sì, è restio, è il solito stronzo. Minchia! Akuseki mi sa che è il secondo ad agire. Eccolo là, vedi che ho fatto bene a ricordare. Bravo, bravo. Allora, 16, 25, 35, in contemporanea con le guardie. Io comunque mentre ribalto il tavolo, faccio uno sguardo in direzione della mia tenera volpe, che è uno sguardo del tipo, perché? Io non ho fatto niente per adesso, solo armato human. Quanto basta, vabbè, cioè... Ma così che si mette in posizione di equilibrio, quindi non fa nessuna azione... E poi il prossimo round a più 10. Se tu che hai fatto la prima azione ostile. Beh, in realtà è ostile fino a un certo punto. Hai ribaltato il tavolo. Ma è sei difensiva. Un capone. Io ho solo armato human. In effetti non sei ostile. Armando. Io ti ho passato la pistola. C'è un 10 però. Allora, le guardie. Grandi guardie. Attaccano. Esplodi in un altro 10, no? No. Però ne tengono 4 e fanno 19 e 12, 31. E vedi che le guardie fanno ognuna a pezzi uno dei ninja, tagliandolo di netto a ma metà. Ma tipo a, doppio, a doppia mossa, tipo col passo quella, fuà, fuà, e fa il taglio. Assolutamente sì, vedi che uno dei ninja rimane per un attimo fermo e poi cade il... Uno di loro ruggisce? No. Noi abbiamo 5 ninja in meno. Quindi avete 5 ninja in meno. Sti cazzi. E vabbè, anche gli altri adesso li attaccheranno in 4 su di uno. Esatto, il problema è un po' quello. Dopo le guardie tocca a... Beh, gli scorponi erano 15, con 5 in meno Bayushi. Sono 10. Quindi... Dicchia, che cazzo ha tirato la vecchia Bayushi? Oh, ha tirato 28. 23, 23, 39 dadi. Che cazzo fa la vecchia? Capirai perché io mi sono messo a difendere, perché tanto... attaccano tutti prima loro tutti di voi. Sì, tutti? Sì. No, i ninja no. Sì. Visto l'elenco. Beh, sono in... Però effettivamente lui ha fatto l'azione più ostile. Io ho fatto solo... Spiriti del fuoco, aiutatelo. È apparsa... Tu che sei di fianco senti che sta pronunciando una preghiera agli spiriti dell'aria. Cagna. E vedi che l'aria intorno a lei inizia a soffiare vorticosamente, allontanando, quasi spingendoti via. A me che sono anche tipo te a due stesso metri. Che sei lì vicino. E senti che sta arrivando un vortice di aria che tiene lontana qualunque. Lo conosco. Io conosco uno che permette di volare. No, lei non sta cercando di volare. Lei sta, sta facendo una barriera. Il daimyo nel frattempo. Quanto ha fatto Umon? Cane maledetto. Non devo dare la spada. Ha fatto appena più uno in più dei ninja. E la moglie quanto ha fatto la moglie del daimyo? Meno degli Shugenja. Ma adesso tocca agli Shugenja. Dimmi. Quanta roba stai prendendo? No, stavo guardando. Il calo di zuccheri, poverino. Perché vedo che... Gli Shugenja continuano a mormorare l'incantesimo, adesso si fanno ancora meno problemi a mormorarlo a voce alta. E aumenta il vento. Sì, un pochino aumenta il vento. Più che altro vi sembra che... Oh, che palle. La luce che arriva da fuori delle torce si veda un po' meno di prima. Ok. Posso provare a capire, visto che sono uno studioso di queste cose... Se stanno cercando anche in parte di cambiare la disposizione degli spiriti, se in caso in futuro qualcuno venisse qua a fare le sue divinazioni, trovi spazzato? Se mi dà un sentore di stanno anche cercando di coprire la cosa? Perché di solito alcuni Shugenja
vanno a disturbare gli spiriti, così non gli puoi fare domande per il summon, eccetera, eccetera. Puoi fare un tiro di spellcraft e vedere. Stanno cercando di coprire i tuoi problemi con l'aria. No, no, loro non hanno problemi con l'aria, la scatenano. Ok, ecco. Oh, eccolo il 10. Sono a forma di fagiolo, questi spiriti. 17, 23, 27. Allora, ti rendi conto che quello che stanno cercando di fare non è rendere più difficile per il futuro chiedere agli spiriti cosa è successo, ma in questo momento, adesso capisci un po' meglio che cosa stavano facendo, stanno rendendo quasi impossibile da fuori rendersi conto di quello che sta succedendo okay. dentro. Quindi una specie di velo più silenzio. Sì, esatto. Difficilmente qualcuno, a meno che non entri per caso in questo momento per okay. portare qualcosa, entrerà nella stanza ad aiutarvi. Perfetto. Kitsune e Xiang. Kitsune, mentre sta ancora con il resto della fiamma che gli è rimasta dopo avergli fatto comparire la spada, si gira verso il Shugenja, quello che sta mormorando, secondo me quello che mi sembra il più bravo dei due, ovviamente a caso. E urla Inoreiga watashi no teki waikai suru, e puff, e fa tirare una fiamma addosso. Vuoi dire spirito del fuoco distruggi il mio nemico alla vecchia? No lo so, era divertente pensare. Prendo la vecchia. 3, 2, 5, perché è rank più coso. Me la vai a vedere sul manuale poi, perché mi sono scritto versus Shugenja, leggi il manuale. Quindi prima vediamo ottimo. Se colpisco. Ottimo. E mi sa proprio di sì. Ma la grande. Usti. Vabbè, colpisci, dai. No, perché faccio più danni se colpisco di tanto, mi sa. Non mi ricordo, comunque. Questo è uno. Questo buona speranza, eh. Due. E questo è il terzo. Quindi tengo tutto. Com'è che si chiama? Fiamme gelose. Jealous Flames, mi pare. Envious Flames. Envious Flames. Sono 16, 35, anche quello c'era? Sì. 45, 53, ho fatto 62, Claudio. A porta casa. Mi sa che l'ho colpito? Ha fatto tre raise, uno di fila all'altro poi. Ho fatto 62. Non me li prendi tutti e due. L'hai colpito. Purtroppo non posso. No, dovevo dichiararlo prima. Ah giusto, non avevo detto la stance. No, la raise comunque non ci la sono. La stance, no, ma la mia stance, perché le azioni di attacco sono azioni di attacco, non un incantesimo di attacco. No, esatto. Quindi la mia stance è la difesa. Ok. Certo, è conveniente. L'ho preso, direi. Direi di sì. 65 l'ho preso in faccia. Ma in pieno. 2K2. E in più gli Shugenja devono fare una prova per mantenere l'incantesimo, mi pare. Esplodono i danni, hai detto, giusto? Sì. Comunque la tua stance è d'attacco, non può essere di difesa. Difesa? In difesa non puoi attaccare. In difesa, il mio non è un attacco, è un incantesimo. Se no potevo farlo in attacco. No, no, ok. Incantesimo. No, l'attacco sono proprio ceffoni. 21. Mi pare di capire. Vabbè, sì, a questo punto per forza. Sì, se usare il napalm danni. Non è attaccato. 21 sono i danni. Gli ho fatto 21 danni. Preventivo, difesa preventiva. Che cazzo? Gli ho fatto 21 danni. Gli hai fatto 21 danni. Ma 21 sono 21 danni, non lo so, perché non mi sono messo a vai ad art. Conta, sei più o meno a meno 10. Ah, vabbè, ferito. Ah, vabbè. Dicevo, loro devono fare un tiro 20 più il danno subito. Ciao. Di willpower per mantenere l'incantesimo. Quindi deve fare 41. Deve fare 41. Lui di willpower è di concentrazione, willpower e basta. Willpower è proprio l'incantesimo, è tipo il counter spell un po' più aggressivo, però un pilino più certo. aggressivo. Smetti di lanciare incantesimi, bam! Smetti di lanciare incantesimi, bam! È l'equivalente di smetti di lanciare incantesimi o ti do fuoco alla faccia. No, perde l'incantesimo e infatti vedi che la luce che da prima iniziava a vedersi di meno quello che succedeva fuori adesso sta tornando a un livello normale. Sì, vero. È roba, concordo con Luca. Fizzic. Ci pensavo lui alla vecchia. Beh, anche alla Ripo ci avevo pensato alla vecchia. Assolutamente sì. A posto, il mio round molto soddisfatto. C'ho un movimento gratis, giusto? Hai un movimento. Che è okay. gratis. Perché sennò è una simple action e c'hai un free movement per ogni round, no? Sì, hai il movimento. Ok. Io in realtà sono in una posizione abbastanza tranquilla, a parte Bayushi di fianco. A
parte a parte un tornado, a parte Bayushi bianco e dei ninja che non sono tanto lontani da voi. Quindi non è così, allora così. Allungo solo la mano, prendo il simbolo che lui ha appena rimesso sul tavolo. Ah no, sono credo sia lì. Bayushi. Ah, l'hai rimesso davanti a Bayushi. Stavo rimettendo davanti a Bayushi, ma poi hai acceso la spada, okay. E io ho tirato sul tavolo. E allora quindi sarà in giro da qualche parte. Sto solo un po' di più indietro, facendo in modo che se i ninja volessero venire da me, devono andare prima addosso a lui. Grazie. Ok. Voi siete tutti abbarbicati di là. Xiang. Poi ti faccio una katana. Si può ritardare l'azione? Non lo vuoi? Perché la mia cosa è, io mi metto stesso d'attacco, però finché non attaccano loro non sono moralmente consentito attaccare per Xiang. Quindi mi metto a proteggere Umon, ma non con la stance difensiva e tutto. Mi metto stance d'attacco. Allora, se vuoi proteggere... No, proteggere, più 5 all'armatura sua, meno 5 alla mia, però sono pronto a ritirare un ceffone al primo. Ok, però devi agire adesso, quindi la tua azione la devi fare adesso. No, ok, non posso ritardare. Se ti vuoi mettere a proteggere, vuol dire che la tua azione è metterti a proteggere. Ah, ok. Okay. Che non ti costa dei raise in più perché dà un malus a te e dà un bonus a qualcun altro. Però qualcosa e allora, devi fare. Allora mi metto in difesa, mi muovo accanto a lui e vado a proteggere. E in caso attacco il round dopo. Quindi più 5 a lui, meno 5 a me. Ok, fai una prova di difesa per vedere quanto anche effettivamente riesci a calcolare da dove attaccheranno i ninja. Difesa. Sì. Difesa. Abbastanza. Double explosion. Explosion de merda. Beh, oddio. 30. Explosion di merda. 30. Avevo capito. 30. Sai, hai avuto il 46, 65. Smargiasso. Scusa. La moglie del daimyo, sentite che sta facendo qualche cosa dietro al tavolo, però è chinata dietro al tavolo e non riuscite a vedere. No. Chinata dietro al tavolo, no. Prego. Metallo. No, stavolta non l'ho detto io. E per il daimyo che lascia cadere la spada. Esatto. E devo essere con sincero, Gianni che esplode per un metallo. Doppio metallo. È la prima volta. No, non è la prima volta. No, non è la prima volta. È la prima volta che sono attento io. Ok. Il mio statistico conferma che non è la prima volta. Ma sentite i tatami che si spostano sotto al qualcosa di più di un... No, però c'è roba allora. Ha nascosto le armi, che donna! Ida! Bene, allora voglio fare una cosa di una tamarria inaudita. Vediamo se mi viene. Io voglio usare intimidazione. No, li uso. Ne voglio prendere due. Uno con un braccio, uno con l'altro. Tirarli su come se fossero due scudi. No? A braccia alzate. Guardare gli scorpioni di fronte a me, che stanno per cercare di attaccare ninja. Presumo che siano ninja. E provare a intimidirli. Come dire, guardate che è meglio se sta guerra finisce qua. Ok. Saggio. Fai una prova di intimidire. È un raise gratis. Ok. Eh sì, che intimidisce. Vedo già 2 10. Allora, 30. Sono 30 più un dado. 39. I due tavoli hanno fatto la loro porca figura. I ninja che stavano andando verso la moglie del daimyo si mettono più sulla difensiva. È morto qualcuno dietro il tavolo? No, ha usato i tavoli per intimidirli. 39. 39. Vedi che di tutti i ninja che ci sono nella stanza, i due che sembrano ignorare completamente quello che hai fatto sono gli unici due che sono armati, quelli che avevano preso gli zoccoli e avevano tirato fuori le lame dagli zoccoli. Gli altri si stanno tenendo fermi, pronti a reagire, però non vogliono nemmeno finire con la testa fracassata. Davvero? Sì, tendenzialmente sì. Umon, in quel momento, guarda... Scusa, perché ti devo leggere solo lievemente la prima riga della descrizione, perché la spada non è solo una spada fiammeggiante, ma è una spada fiammeggiante che, vabbè, me lo ricordo. Che fiammeggia? No, che risplende dell'onore del vero guerriero.
Quindi quella di Ummon è spenta. No, perché il vero guerriero sono io. Ah, sei tu. Ok. Però quando la usi devi usare Vultus vince. Esatto. Siamo grande. Gattai. Grande. Andate a giocare a Gattai al play. Vincerà. No, perché no, era esattamente quella era Brian. Cioè, era esattamente a Blade of Pure Fire, blazing like the soul of an honorable warrior. Come l'anima di un guerriero onorevole. Esatto. Quindi potresti anche essere l'ultimo, l'ultimo dei cialtroni. Esatto, sì. Allora, sì, esatto. Lui tira 8 dadi. Quindi anche su di me è risplendente. Sì, anche su di te. Anche sull'ultimo dei cialtroni. Lui solleva la spada, ti fa un cenno di ringraziamento. E decapita la il daimyo. Ops. Tada! Claudio, non devi giocare tu i PG. No, e alza la spada contro uno dei due ninja che non si sono fatti indietro e che hanno le armi. Tuoni! Quanti cazzo di dadi sta tirando? 8 per quello all'inizio ci sono state tutte quelle domande, ma tra di noi chi è il migliore spadaccino? Io! No, tu picchi a pugni. Ah, ma faccio più danni! Sì, ma non ti serve la spada. Ma potresti farmi dei tiri a pugni di fuoco? Sì, mi costa un raise, però sì. Allora, sarebbe stato più divertente farlo sui danni questo tiro, perché ho fatto 30, 46 e 9, 55. Claudio, con che coraggio dici questo dopo che io prima ho colpito con 62? Esatto, infatti. Vergogna. Sarebbe stato più divertente, effettivamente. Lo so. 62 danni. Sporo talco, tipo. Sporo talco. E poi quando tiro per i danni faccio due, no? Quel più alto. Sì, il sporo talco le schiacci, no? Tipo fa pof, quella nuvoletta. Taglia di netto un braccio al ninja, che si ritrova mezzo disarmato. Lascia cadere anche l'altra arma per tenersi il braccio, perché gli ha tagliato di netto perché il braccio. Non è una spada laser, non credo che cauterizzi. No. Per quanto sia di fuoco. Si mette, era già in posizione d'attacco, però vedi che si sta facendo con un passo ancora più avanti e urla: Bayushi, se vuoi finire questa storia, oggi morirà solo una persona. O io, o moriremo tutti qui dentro. Non è più Umor, sei capito un cazzo. Lascia andare gli altri adesso e mi offrirò spontaneamente di venire con te. E le sue parole non sembrano tirate nel vuoto. Sembra che ci creda veramente a questa cosa. Ma in questo momento credo che le nostre menti da cortigiani etichetta che girano, visto che è lei che ci ha assoldato, ma lui è l'oggetto della nostra protezione, se lui non vuole più protezione... E tu tra l'altro sai una cosa in più su di lei, che li ha assoldato, che non hai detto a nessuno. No, ma quello per me rende solo più forte il fatto che ci ha assoldati, perché potrebbe essere anche una prova per me o chissà cosa. Chi lo sa? Oppure anche un mega trucco. Quindi però tu ti faresti indietro dopo che questi hanno accennato ostilmente nei tuoi confronti? Perché comunque loro ci hanno attaccato. A me non ha attaccato nessuno. Io ho bruciato lo shuriken. Che lui che ha fatto gli unici che hanno attaccato finora siete voi. No, le guardie del leone. Voi. Io sono messo su gli scorpioni hanno evitato che qualcuno arrivasse e si sono difesi. Chiaramente tutta questa discussione non avviene in gioco, ma c'era un istante di sguardi da anni che andiamo insieme. Se è un ordine, già stiamo in teoria contravvenendo un ordine dell'imperatore. Però c'avevamo la scusa che qualcuno, abbiamo dato la nostra parola che avremmo protetto Tizio. Se Tizio non vuole più la nostra protezione e si offre come sacrificio, noi siamo comunque dovremmo discutere con chi ci ha dato, certo, la nostra missione. Noi abbiamo una missione assegnata da una persona, è quella persona che scioglie il contratto. Allora, vedendo lo sguardo gli da convinto, Umon,
Non disonorare i tuoi antenati lasciandoti andare, questo è uno sbaglio. E non rovinare anche il no- non trascinare anche il nostro onore nel fango. Se tu muori, il nostro onore muore. Allora, in da dietro al tavolo io un piano con le parole, eh. E qua già perdi uno di onore. Allora, ci immaginavo. Dei 10 ninja, dei 10 ninja che sono sopravvissuti, 5 nessuno di loro vuole attaccare voi direttamente e hanno anche paura di avvicinarsi un po' troppo a Ida. Che cazzo ci credo. O a Umo, che ha tagliato di netto un braccio a una persona. Quindi si stanno più chiaramente. No, perché adesso viene fuori l'arsenale della signora Leone e vedrai. Esatto, vedi che si stanno spostando. Sta buttando un machine gun dietro. Più che altro verso il daimyo e sua moglie, aggirando, quindi cercando di aggirare il tavolo, perlomeno per impedire che si formi una Royal Rumble al centro, okay, in cui loro si trovano alla fine circondati da tutti i lati da qualcuno. Le guardie del leone sembrano intenzionate a proseguire negli attacchi? Assolutamente sì, anche perché il daimyo non ha dato cenno di fermarsi. Quindi e... Umo alla fine non può decidere un cazzo perché siamo a casa del daimyo. Scusa un secondo. E, quanto è mettono... complicata la politica samurai? Minchia, davvero. Fosse stata un'avventura normale, era uccidi tutti. Sì, ci hanno fatto l'affronto di averci sottovalutato. Esatto, infatti. Sì, fatevi da parte, uccidiamo tutti. Ma hanno il potere l'imperatore e uccideremo il falso imperatore. E si mettono tutti i 10 in posizione di equilibrio. Perché non hanno fatto nulla se non fare qualche passo più verso il tavolo. Ivao, se vuoi cambiare stance, puoi cambiare stance. Ora, se qualcuno, lasciare la stance. Se qualcuno ha delle reazioni, è questo il momento di usare le reazioni. Cosa sono le reazioni? Non ne ho, quindi. Non ne ho. Quindi non ne ha. La domanda è, dato che sono a fianco della signora moglie, ah, ecco dove erano gli spezzo. Posso sapere esattamente cosa sta facendo? La signora moglie? Ok. Ha tirato su un pezzo di tatami e sta tirando fuori delle armi nascoste. Oh, porca! Grande copertura. Distanza del... dei ninja adesso da noi, da me, da, dal gruppetto, insomma. Un paio di metri. Cazzo! Lancio un'occhiata al daimyo e... mi guardi un secondo le spalle e mi fiondo verso le armi perché mi sto cagando un po' sotto. Io non voglio darla a vedere, ma mi sto cagando sotto. Ok, quindi che stance usi? Stance in questo momento è difeso. Sì, perché difeso, se sì. Cioè, tanto non posso fare nient'altro, quindi tanto vai sì. A prendere le armi, esatto, quindi. Difesa. E come manovra continuo a tenere un occhio comunque a tutto questo attorno a me, quindi faccio proteggere sempre. Ok, vedi che la buona moglie del daimyo sotto ai tatami non ha nascosto delle katane, perché le katane costano yen di Dio. Non hanno prezzo, non hanno nemmeno un... niente di Dio. Ma ha ha diversi coltellazzi, lame, che bene o male sono più o meno delle dimensioni di un wakizashi. Un secondo ho pensato stessi dicendo laser invece che lame, quindi coltelli laser. Esatto. Mica coltelli laser. I famosi coltelli laser dello scorpione. Per quello dicono che il pungiglione fa bruttissimo, ci credo. Ok. Se vuoi puoi prendere una di queste lame, una o due di queste vuoi. Lame. Lo vuole. L'ha già presa. Sì, esatto. Ok, fa come un wakizashi alla fine. Né più né meno. È meglio di un mio qualsiasi pugno. Quindi. Ah, assolutamente sì, quello non c'è nemmeno il minimo dubbio. Dopo di te sta Dakuseki,
che si era messo in equilibrio per capire come andavano le cose dicendo. E poi mettersi dalla parte del vincitore, come uso fare un cortigiano. E comunque appena afferro la lama mi faccio un urletto molto, molto virile e pacato. Una mano qui dietro, però! Vedi che ti raggiunge Akuseki, buttandosi dall'altro lato del ecco, tavolo. È come si sono usciuti. Si è buttati dietro. Prende una delle lame e si mette praticamente spalle a spalle con la moglie del daimyo. Voi vi ricordate che si conoscevano perché lui era abbastanza vero, di famiglia. Vero, sì. Sì, gli aveva già appoggiato. Gli aveva portato anche il, oltre a che gli aveva appoggiato, il codino, intendiamo. Certo, ovviamente, il dono. Il dono. Il pacco. Più esatto. O meno. E si mette, praticamente è di fianco a te, che tiene le spalle alla moglie del daimyo, okay, in modo da proteggerla. Io mi sento già più sereno perché già essere in due lì dietro è meglio. Siete in tre. C'è anche il daimyo. Il daimyo sta facendo tipo una botta spuntata. No, lui! Sai il cannone atomico. Sì. Le guardie approfittano del momento di... Equilibrio degli altri. Equilibrio degli altri. Era quel passo base della tecnica della gara. Fu! Un passo in avanti. Un passo in avanti e doppio colpo. Anche loro, Daltanius vince mica tanto. Questo è un 3, questo è più... ok. Non gli è andato tanto bene stavolta. Non erano... è sotto il 5. E non ci sono arrivati, c'erano due passi lì. Non erano pronti al... a questa massa che si è spostata tutta insieme verso il daimyo e la sua signora. Pensavano che qualcuno sarebbe stato abbastanza coraggioso da affrontarli di nuovo in combattimento. Hanno abbassato la spada prima di rendersi conto che era inutile. E quindi sta a... Bayushi. A Bayushi. Che... sentite, vi dice: beh, se i lupi hanno deciso che vogliono morire come cani invece che diventare i fedeli segugi dell'imperatore, allora sia. E inizia a mormorare un altro incantesimo, sempre in difensiva. Se è più di rank 1 deve usare raise. Sì, sì, non si preoccupa. Oppure deve metterci tot turni per lanciarlo. No, no, usa raise. Io avrei 82 di raise. Sì. Può essere così forte. Ma no, siamo di primo livello, non possiamo. Sì. Siamo di secondo livello, non possiamo incontrare possiamo. Già i boss. Sì, invece. Allora, voi sentite che l'acqua intorno a voi, quella sul tavolo che è stata rovesciata per terra, inizia a vibrare. Proprio vedete che nei bicchieri. Nei bicchieri inizia a smuoversi qualche cosa. Oh cazzo. Fino a che a un certo punto non riuscite nemmeno a capire da dove stia arrivando tutta quest'acqua. Un'ondata di acqua si schianta su tutti quelli che ci sono nella stanza oltre il tavolo, quindi non su Akuseki e Ivao, e non su di lei, ma tutti gli altri sì, compresi i suoi sgherri. Compreso io che sono di fianco a lei? Sì. Allora, dovete fare tutti un tiro di terra, solo terra, difficoltà 15. Anch'io? Tutti. Tutti, ok. Per evitare di essere buttati a terra. Ma 18? Quant'è la difficoltà? 15. 18. Terra solo terra, quindi solo anello. Solo l'anello. Due tieni due. Va bene. 14. Hai ragione, c'hai due tavoli in mano, se arriva una marea. Allora, vi prendete tutti i 27 danni. Tutti, anche chi l'ha passato? Calocca. Neanche dimezzati? No, non è Dungeons and Dragons.
Le sberle arrivano e arrivano durissime. 27 danni. Come si segnano i danni? Devi fare 10. Io uso un vuoto e riduco danni. No, quindi qua è 0. Potete usare punti vuoto per ridurre i danni di 10. Non conta cose, sì, che il fatto che ero in difesa o che c'avevo. No, perché la difesa mi dà solo l'armatura. Puoi usare un vuoto e ridurre i danni di 10. Ma 20? Sì, 27. E non esiste, sì, nessun tipo di riduzione di base? Sì. Né difesa, né... Allora, reduction tipo armor, ma è quindi armor. 17 danni. 17, 10, il, 4, 4. Esatto. L'anello della terra. No. Mi spiace. Ok, ok. Quindi cosa vuol dire? Che sono qua io. Anch'io. Non lo so, come funziona? Perché tu non hai segnato i punti di vita. Che ne so, come si calcolano? Guarda, il tuo anello della terra per 2 per livello, tranne il livello primo... è il rank? Livello di ferite, tranne il primo che è livello, anello della terra per 5. Quindi per me è 15. Cazzo, allora è di più. 15 il primo. Sì, e gli altri sono 3, gli altri sono 6. E gli altri sono 6. I vantaggi servono ad aggiungere punti ai tiri, cioè alla somma dei tiri, per curiosità. Che vantaggi? I vantaggi? Dipende dal vantaggio. Alcuni fanno delle cose narrative, altri no. Ah, ok. Dovrebbero essere già segnati nei tuoi tiri eventuali. Ah, ok, perfetto. I vantaggi preso. Ok. Siamo a posto. Certo, per 2, 4. Quanti sono? 20? 7. Quindi 3 qua completo. No, aspetta, scusa, non ho capito. Il per level è, intendi il rank? No, livello di ferite. Quindi primo livello, secondo livello, terzo livello? Sì. Il primo è anello per 5, tutti gli altri sono anello per 2. Ah, per level, ok, allora era 4. Tu ce ne hai 10, 4 e poi tutti i bonus tuoi. Ok, posto. Anche il suo Shugenja viene sbattuto contro, sì, contro al muro, dall'ondata. Sono 10 in totale, 10, 4, 6. E finisce a terra. E qua ne avresti 9, in questo momento 24. Sentite che effettivamente anche voi sentite di nuovo i rumori che vengono da fuori. Ok, quindi da fuori sentono quello che sta succedendo. Ah no, ti cambia solo le penalità, scusa, tu c'hai 10 e tutti 4. E solo meno penalità. Vediamo gli altri se vengono buttati a terra. Perché io ho allora, tre della terra. Ah, okay. Umon. Esplode. Non viene buttato a terra, ma proprio per un secondo. Cioè, ma Umon non era dietro il tavolo? No. Umon era nel di fronte a Baiushi. È vero, l'avevo messo dalla parte insieme opposta a voi due. Cioè, nel senso. Lo Shugen è già stato buttato a terra. Voi avete già fatto. Mancano le guardie. E i ninja. No, io non ho fatto un cazzo. Io non neanche ho fatto niente. Il tiro, no, per vedere, tiro per vedere se rimanevamo in piedi o no. No, che? Scusate, me l'ho perso. Me cazzate. No. Le guardie rimangono tutte in piedi tranquillamente come se niente fosse. Stoicismo del leone. Mentre i ninja vengono buttati a terra. Ale. L'ho fatto più male ai suoi che... Oh, guarda, passano di lì. È vero che ha fatto dei danni a tutti, grande. Sì. Tranne a quelli dietro il tavolo, che sono quelli che ci interessa proteggere, a parte Umon. A parte Umon, che vedi che lei sembra particolarmente interessata a uccidere Umon in questo momento. Dopo di lei sta a il daimyo, che a questo punto si butta contro il ninja e usa un raise per fare un attacco extra. Nice. Considerato che ne tira 3, 6, 8, si sono giusti. Ma potrebbe anche non farcela. Questo è un 10, 20, questo è un 24, 34, 34, 44. Riesce a colpirne 2 e gli pianta proprio la... Anche lui ha preso uno dei coltelli praticamente da sotto il tatami. Con una mano ne uccide uno e con l'altra, con la katana,
pianta la spada. La katana prima l'aveva praticamente tirata fuori da un comparto sotto al tavolo. Questo è il daimyo. Il daimyo che ha imparato dalla moglie. Lo Shugenja è a terra e tutti e due sono a terra. Quello e che avevo già ferito confusi, quello che avevi già ferito è andato. Ah, ok, quindi è rimasto uno di Shugenja. E sta a voi, sta a Xiang e Kitsune. Kitsune guarda verso Umon. Non perdere il tuo onore, non perderai neanche la vita. La volpe non fallisce, i lupi non falliscono. Allungo la mano, trova la tua pace interiore. E l'acqua della... che sta ancora ovviamente adesso cadendo dal tetto, gocciolando, si inizia a raccogliere intorno a Umon. E la fuga. E lo uccide. Bello, con 10 un altro sarebbe più bello. No, vabbè, ci sento su vicino. La CD è 10, 18 e 9, 26. 27. L'acqua inizia a raccogliersi sui lividi che ha preso dall'impatto della caduta e le ferite iniziano a rimarginarsi. E lo curo di 17. Ok, ottimo. Stando sempre in difesa. E mi sposto. Io, c'era Bayushi che era al tavolo ed è ancora dove c'era in teoria seduto, dove era seduta dall'inizio. Io mi ero di fianco a lei, mi sono spostato un po' più indietro. Mi sposto attaccato al muro, ma dietro di lei. Okay. In modo che se facesse esattamente la cosa che ha fatto questo round, non mi prende. Poi non lo farà mai, ma siamo. Prevenire è meglio che curare. Ho usato anche uno dell'acqua. Umon che sta a fa? Umon sta andando verso Bayushi. Cioè vedi che la sua direzione è quella. Ho un ninja vicino? Sì, quello che a cui non era stato tagliato il braccio, sì. Che è in piedi. Allora. L'altro che a cui era stato tagliato il braccio è... Atletica. Mi metto coi piedi su di lui. Manovra d'attacco totale. Uso l'air leap su che di fa lui. Mega danni. Fa mega danni. No, uso l'air leap, un kio del monaco, per saltare. Mi uso come praticamente la catapulta lì, diavolo. Grande. E mi lancio un attacco diretto verso la vecchia col doppio attacco. Quindi, sì, praticamente tu stai dicendo: lei si è fatta una barriera d'aria, sicuramente devi ai proiettili. Vediamo se devi a un monaco. L'idea è che si scaglia usando il ki per spararsi. E io brucio tutti i vuoti che ho. Ah, pensavo brucio tutto il mio cosmo. In effetti il vuoto è urlando Bayushi. Ok, brucia vuoto. Quindi immagino devo fare atletica per mettermi in posizione per saltare sul ninja e darmi la proiezione in avanti. Mm-hmm. Prenditi un raise per girare mentre lo fai, così poi dirai cometa di Pegasus. Che cazzo, già basta così. Aspetta. Daredevil ha 3 per 1. Colpo segreto del dragone ascente. No, quello che la catapulta vorrei. Ascesa del dragone. Sì. Data la velocità della proiezione. Attraverso Satori. Data la velocità della proiezione, mi dovrebbe facilitare il doppio attacco così verso la vecchia. Prendo perché sarebbe 5 raise. Mi si abbassano il raise come l'altra volta. 4. Solo? Cinque raise. L'ultima volta me ne avevi dati 2 di raise gratuiti. L'altra volta era contro un ninja pacco. Beh. La proiezione sulla vecchia direi che è andata. E ora vado per attaccare, che sono quindi 6, 7, il vuoto e 2. Mi ho fatto una cazzata! Sì. Ma di brutto per me. Brutto. Dobbiamo dare fuoco a tutto, io devo distruggere gli spiriti in modo che nessuno possa più domandare qui. Kirin, uccidere il Dario, uccidere Umon. Tutti. Dobbiamo uccidere tutti, meglio. Sì, non dobbiamo meglio. Lasciare testimoni. No, meglio. No. Sì. 8. 8, 6. Dopo che andiamo da Mario e diciamo, a posto, l'abbiamo protetto, lavoro finito, sì. 9, allora, 10, 22, 40. 40. Per attaccare la vecchia. Che bella. I tuoi pugni riescono ad attraversare il vento che le vortica intorno. Senti che... ce l'hai fatta, ma al pelo. Non al pelo, però insomma ci hai dovuto mettere tutto te stesso per riuscirci.
Quanto danno le fai? Lo devo ancora tirare il danno. Quanti dadi sono? Sono due attacchi, quindi sono 10 e tengo 6. Più 10 no, sono 5 e tengo 3 e 5 tengo 3. Tirali separatamente. Tirali separatamente. Va bene. Nessun problema. Allora 10. Direi che tieni il 5. Tengo 3. Tengo 3. Tengo, no, volevo tenere 4. Sbagliavo. 10, 25. C'è un altro. 27. 52 danni gli ho fatto. Più 10 da fuoco. Perché hai colpito con due attacchi? Sì. Più 10. Cioè hai fatto 52 danni. 52 no, più 62. 10. Oh, sono in Monaco, non c'è un cazzo di onore. Ognuno che ti rompe il cazzo gli dai un pugno in testa. Diventi Shogun nel giro di una settimana. E direi che il ninja è finito sul muro. Qualcosa è fatto perché? 10. Azione reazione. 10 da fuoco. Ma magari adesso assorbe 90 danni perché c'è la barriera. Punto, infatti. Buona parte no, però parte dei danni viene assorbita. Non ma esplode la barriera. No, il problema è che non esplode, il problema è che lui, le sue viene fiamme non colpiscono lei e quei 10 danni te li fai tu perché vengono prese le fiamme e... No, aspetta, ti ho detto che ho usato il Kirin? Sì. Sì. No, allora non ce l'ho la fiamma, scusami, ho detto una cazzata io. Ok, perché... Perché non posso usare due tatuaggi. Comodo, insieme. Comodo! No, no, non posso... ho usato il Kirin. No, l'ha detto. È che ho letto direttamente prima. Qua, ho detto una cazzata. L'ha detto prima. Okay. I tuoi pugni comunque sono un po' rallentati rispetto a quanto ti aspetteresti. Tipo che fa così mentre rimane in aria del vortice, poi il fuoco te lo saresti preso in faccia tu perché riflette il fuoco. Minchia, ha fatto bene a usare il Kirin allora. Per quello io non le ho sparato le fiammate in faccia. Non perché sapevo che rifletteva il fuoco, ma se sa mai. Ottima scelta. E Hida. Buono sapersi, guarda. Aspetta, sei preso 52 danni e ancora in piedi. Ne hai presi di meno. Ne hai presi di meno. Capitano. È forte la ragazza. Capitano. Vabbè, io mi alzo. Beh, 51 essere... li posso prendere io. Dopo essere ruzzolato per terra, grazie. Ne ha presi di meno. All'onda di piena, ho i miei due tavoli in mano. A questo punto facciamo. Per questo si chiama il granchio. Perché usi due tavoli tipo che. Tipo che la. Tipo che la vestita. Posso considerarli armi pesanti, Claudio? I due tavoli. Direi. Cioè, pesanti sicuramente. Allora, sono pesanti, ma non sono armi. Ok. No, è per sapere come calcolarli. Sulle abilità, ma... direi che se usi un tavolo solo puoi considerarlo come arma pesante. È improvvisata, ma è un'arma pesante. Va bene, sento cosa mi dice il master, perché così capisco che cosa... Il master sta consultando il catalogo Ikea dentro il manuale. La voce crunca, tavoli massello. No, ti confermo quello che ti ho detto prima, non sono armi pesanti. Se vuoi usare i tavoli per attaccare lo puoi fare, ma fai praticamente una prova di jiu-jitsu. È più... Che non ho. Quindi tanto vale. Cioè, non è come attaccare con un maglio. Che non hai, ma puoi spendere un vuoto per mimare l'abilità. Se vuoi. Al massimo ti posso concedere un tiro di atletica, se preferisci. Sì, atletica ce l'ho. Anzi, guarda, facciamo una cosa direttamente. Tu hai detto che gli scorpionacci si sono assiepati tutti in un angolino... E altri due sono morti. Ok, benissimo. Allora io mi lancio con il tavolo piatto contro loro che sono assemblati, perché voglio fare sì che sfondino una parete di carta e si proiettino fuori, in modo da spazzare la strada, da pulire la stanza. E allora è una prova di atletica. Okay. Quanti ne vuoi spingere fuori? Perché per ognuno è un raise, oltre il primo. Tutti sono troppi, sono 8. Tutti. No, io direi che 2 è più che sufficiente. Poi se riesco a innescare un effetto domino, tanto meglio. Però diciamo almeno 2. Creare la spinta per buttarne fuori almeno 2, di modo che ci sia il buco nella parete e quindi all'esterno l'evento che sveglia le coscienze richiama attenzione sulla sala. Bello! Quindi 25? 7, 4, 11, 15, 25. Ok.
due che si stavano praticamente ancora quasi rialzando, li prendi in faccia con il tavolo, li spingi attraverso la parete che, essendo di carta, si sfonda facilmente, e li lanci proprio oltre, la, buttando il tavolo su di loro. Vedi che rimangono per il momento anche schiacciati dal tavolo. Posso urlare, capitano? Assolutamente sì. Allora urlo che arrivi una capibara. No. Quella è capi Tano. Esatto, no. Capitano, il daimyo è in pericolo. Ora, nessuno ha detto a Umon di non usare la spada di fuoco sulla vecchia, quindi lui attacca con la spada di fuoco. Io non lo so, quindi io rantolo. Vabbè, d'altronde lui c'ha il dente avvelenato con la vecchia, quindi se la colpisce, perché non è detto. Se no ha fatto un tiro di merda. Che boia, con quella valanga di dadi. Brutto, brutto proprio. E ho fatto... Cos'è? Il più alto è 5? No, il più alto è 8, ma è un solo 8, ho fatto 21 in tutto. Sicuro. Non riesce nemmeno ad attraversare la barriera di vento. Sì, ci ha dato di culo, mi sa. Anche perché io non lo so che spinge il fuoco, quindi... Neanche tu lo sai, nessuno lo sa. No. E... i ninja ne ha sbattuti fuori due. Loro si erano messi in posizione di equilibrio prima, perché adesso sono cazzo male. Più 1 K1 più 10 di iniziativa. Esattamente. Ce lo aspettavamo. Il 10 di iniziativa si erano dimenticati di averlo, ma il più 1 K1 ai danni, agli attacchi, adesso lo usano e si buttano praticamente in 6. Mm-hmm. 3 contro il daimyo e 3 cercano di superare Akuseki per arrivare alla moglie. Ma quindi in un impeto suicida, vanno in missione loro comunque. Allora, i 3 sul daimyo. Il daimyo in questo momento non ha l'armatura, ma più 5. Ma più 5. Quindi in tutto a 17. E loro fanno 12 e 7, 19. Ma vaffanculo. Detto in giapponese. Lo colpiscono. E pur essendo a mani nude, vedi che non lo stanno prendendo a pugni, lo stanno graffiando. Veleno. Sì. Io posso curarlo, però dopo. Non dopo che è morto. Vediamo se arriva un capatano. Sti cazzi. Porco cane, l'hanno ammazzato. Vabbè, ma quello è il danno del veleno. No, quello è il danno di un pugno. Ho fatto 10-10-8. Ma un pugno non fa un danno e basta. Sì, ho capito, ma se c'è il raise sul danno. Ah, perché danno, può esplodere? Sì. Può esplodere tutto in questo gioco. Non anche solo il danno dei monaci. No. No. Questo pure è un 10. Ma che cazzo? Credo che sia morto il danno. No, morto forse 28 no. 28 più 15 43, 43 più 1 44. Non è morto. È per terra esanime. Però ne ha presa una, sì, una quantità notevole. E gli altri 3 si buttano su Akuseki per superarlo e cercare di arrivare alla moglie, sperando che non facciano tanto male quanto il danno. E questo è un 10, 12. Perché loro hanno 5, eh? La moglie. Sì, la moglie, ma qua stanno attaccando a Akuseki. Ah no, basta. Stanno su, scusa, cercando di, sei che cazzo suoi, sì, prevaricare Akuseki. Lo colpiscono e anche loro vediamo adesso quanto fanno. 6, okay, che è molto più fortunato, prende solo un paio di graffi di striscio. È coperto di olio profumato e sguiscia. Esattamente. Che schifo di uomo. E sta a divao. Hai 3 ninja lì di fianco che stanno attaccando il tuo amico e stanno cercando di arrivare alla moglie del daimyo. In più ci sono i 3 sul daimyo. Nessuno però sta andando a picchiare fisicamente Umon. No, perché Umon si è gettato contro la vecchia, okay, e loro hanno detto: no, vabbè, figurati, allora muori tu. Allora vabbè, oh cazzo, aspetta, sei meglio te. Io tecnicamente, essendo crippled, ho più 20 a tutte le prove. Hai meno, sì, hai, sì, più 20 alla difficoltà.
Puttanaccia miseria, infame. Quando vi dicevo che il combattimento è meglio cercare di evitarlo, era per questo motivo. Beh, se poi una tira lo tsunami contro personaggi di livello 2, mi sembra sensato. Uno. Tu sei di livello 2, noi no. Metà del gruppo è di livello 2. Che poi non cambia i punti ferita, quindi. No, infatti. Non necessariamente. No. Teoricamente, il buco che ha fatto nel muro, c'è la possibilità di passarci attraverso? Beh, c'è passato un tavolo con due persone. No, nel senso di arrivarci per noi senza dover attraversare n.000. Ci sono di mezzo sei ninja. Sono tanti, sei cazzo. Sono tanti. Ma proprio. Anche perché se a pugni fanno praticamente quasi danni di una katana. Sì, comunque le guardie ancora sono intonse, eh. Mi fa piacere, io no. No, per dire. Intonse, hanno preso anche loro 27 danni. Di ondata, eh. Sì. Non è che sono delle rose. No, sì, intonse un cazzo. Però cacchio, mi sembra potente. Io pugni, mi fai danni quasi di una katana, un dado in meno. Io? No, uno qualsiasi persona. Sì, tiene un dado in meno. E dipende anche se ti esplode tre volte di seguito. No, chiaro, però solo di dado è un dado in meno, è 1 K1 in meno. Invece che 2 K2, che 3 K2. No, è 2 K2 la katana. No, il Wakizashi è 2 K2. La stessa cosa di inizio puntata. Abbiamo già detto prima. Sì, perché allora io non ho capito. Quindi è quella di fuoco fa un dado in meno di tenuta rispetto fa a una katana tradizionale. Fa come una Wakizashi. Allora, io mi metto in posizione di difesa completa. A proteggere a questo punto. Sempre la moglie alla fine, perché no, io ho vuoto, c'era la soldato, lei o la figlia? La figlia. Che è scomparsa in questo momento. La moglie fotte seghe, a questo punto per un po' di onore cerco di proteggere il daimyo e quindi mi metto a protezione del daimyo. Ok. Però in difesa completa. Ok. In difesa completa, quindi hai devi fare un tiro di difesa riflessi, quindi difesa ai 5k3, fai un tiro di difesa. Vediamo un po'. Questa è la cosa più complicata. Fai 5k3 e dividi per 2. È comodo, mi dicono, ma proprio tanto. Che schifo. 5k3, quindi questo. 21, sono 10. Non è proprio schifo 10, Ok, quindi al momento. Però in teoria, cosa devo togliere? 20? Ah, sì. E quindi in teoria devo fare. Hai fatto 1. Ottimo. Come hai fatto 1? C'ho meno 20 alle prove. Perché è ferito. Ah, è vero. Già. Cazzo, sei già crippled. A questo punto, scusami, mi conviene fare difese e basta. Sì. Alla grande. Scusa, perché almeno quello ho aria più difesa. Non puoi attaccare però in difesa. In difesa completa invece. In difesa completa. Non esiste un modo per curarsi al volo, no? Medicina con calma. Ma appunto sto cercando di capire qual è la differenza tra difesa completa e. E difesa completa in teoria hai più difesa, fossi sano. Se sei sano e ti fai un bel tiro di difesa, puoi avere 40 in più di armatura se tiri della Madonna. Sì, perché se si aprono i raise, 30, 40, 50. Invece in questo caso la mia difesa semplicemente aumenta di 3. La tua con difesa e basta aumenta perché è anello aria più difesa. Sì, io ho 3. Sì, ma più 3 difesa. Più difesa hai 2, quindi aumenta di 5. Aumenta di 5, ok. No, sì, quella, grazie. Meglio perché non è ancora completa? Perché di meno? Sì. Perché devi fare il tiro e lui c'ha meno 20 al tiro. Okay. E pensa che se passo allo step successivo ho meno 40, il che vuol dire non so, boh, non tiro. Ah, minchia. No, allo step successivo vai giù. Esatto. No, step successivo down. Sì, però posso fare spendendo punti vuoto qualcosa e ho meno 40. Quali punti vuoto hai? Al momento nessuno. Ecco, allora vai giù. Sì. Parlavo in senso. Sì. Ma no. Cos'è che ha una lama in mano? Non è un grande spadaccino, però comunque prova ad accoltellare almeno una dei ninja che ci sono, che stanno cercando di attaccare la moglie del daimyo.
nonostante anche lui abbia meno 20. Non cura abbastanza. 17 ho fatto un tiro della Madonna. Però piano. Però sempre livello 1. Non posso picchiare lei. Io l'unica che mi danno io sono di fuoco. Riesce a malapena tenerli lontani agitando il coltello, però non riesce. Non riesce a fare nulla di utile. C'ha meno 20. Sì, c'è. Niente di utile. Tu c'hai meno 2. Due delle guardie vanno verso la vecchia Bayushi ad aiutare. Alleluia! Lo dico a alta voce perché sono preso dal combattimento. Alleluia! Anche se non so come si dica alleluia in Giappone feudale, però. Ma anche loro, essendo molto ferite, non riescono. Ma finì che quello più fresco lì in mezzo sono io. Umon. No, il daimyo e la moglie che non sono stati colpiti. No, il daimyo è stato quasi ucciso. No, sì, no, che quelli che sono stati feriti dall'ondata, quello più fresco sono io. Umon. Perché? Perché ha subito 10 danni. Perché è stato quello curato. L'ha curato lui. Di 17. Quello messo meglio. Tu comunque 14, 30, no. Tu hai preso 27 danni. Ah, perché il Kirin, giusto? No, ho usato un vuoto per pararmi 10 danni. E un'altra. Tutti possono farlo, no? Cosa? Spendere un punto vuoto per pararti 10 danni? Sì, ce li hai scritti. No, ma non l'ho guardati perché non ho punti vuoto dalla sessione scorsa. Quindi. Comunque, con i punti vuoto puoi darti un più 1 K1, far finta di avere un'abilità, sì, ridurre i danni, alzare l'iniziativa, alzare l'armatura di 10. Scambiare l'iniziativa con quella di un altro giocatore o alzare di 10 l'iniziativa. Sono tipo punti fato quasi. Due guardie vanno a difendere il daimyo. Una di queste guardie ce la fa. Ho fatto 41 meno 20, 21. Ho 10, 10, 10. Questo chi è? Aspetta. Una delle guardie che sui ninja che aggrediscono il daimyo. 41 e 11, 52, 31. Anche se sono feriti. Sì. E menano. Sì, sono feriti, però menano. Menano di brutto. E 2, 3, 4, 5, 6. È già giusto. Cazzo, scusa. Ale. Direi che uno dei ninja è andato. Uno dei ninja è stato tagliato, tagliato di netto lui, proprio insomma. Dalla testa ai piedi. È diventato kill. E l'ultima guardia che va a difendere la moglie del daimyo. Anche lui fa un 10. Nessuno la sta picchiando, solo lui. Era un 8. Cioè, è anche l'unico. No, non riesce a colpire nessuno. Io sono l'unico armato in questa situazione. Anche tu sei sul danni a fuoco. Il daimyo, dato che sono arrivate le guardie, si fa un po' indietro, anche perché sta perdendo copiosamente sangue. Si sente molto indebolito nonostante le ferite. Ah, è arrivato il capitano? Il capitano sta arrivando. Ah, ok. Ah no, le guardie, scusami. Le guardie che erano già, quelle che erano qua nella stanza. Ho capito. E si mette in difesa. In difesa. Mentre la vecchia Bayushi, maledetta Bayusha, ha due guardie e Umon davanti a sé e mormora delle altre parole. Cercare di capire. Vai, zittitela! Trova un altro livello. Dovete farlo, dovete andare addosso voi. Tra un altro livello posso. Con l'anello dell'area 4 il colpo fai 33. Ah no, il colpo pezzettino. Sta cercando di togliere completamente l'aria dalla gola di qualcuno, probabilmente per farlo svenire o morire direttamente. Io riesco tipo a urlare, magari non cambia niente, però lo urlo, faccio: trattieni il fiato! Ho sbagliato. Allora, riesce a lanciare, tanto lo stava lanciando solo ed esclusivamente su Umon. E caputtana, non gli ho fatto abbastanza danni. Okay. Alla vecchia, perché volevo mandarla almeno a 10, 15. Ma anche se magari sono meno 10, deve lanciare l'incantesimo. Infatti. Vabbè. L'incantesimo base è facile da lanciare. Esatto. Magari fa meno. No, i tiri lo sono su tutti per colpire, non sui danni. Sì.
Questo è un 10. Eccolo. Fa 25 danni. Niente più di quelli che io ho curato prima, però meglio di niente, dai. Meglio che morto. Sì, sì. Anche perché se lui c'ha le penalità è meglio, perché la katana è teoricamente di fuoco, quindi se colpisce sono cazzi. Si fa 2K2, esatto. Perché è solo il fuoco, non anche la forza, però. E dobbiamo salvare. Xiang e Kitsune. Io vedo prima cosa fa Xiang. E che vuoi che faccia Xiang? Picchi la vecchia. Che cazzo, no? Bravo, picchi la vecchia. L'uccello d'acqua del sacro nanto. Io mi preparo a vedere. Olè. Perché la vecchia è un pericolo per Umon. Se la vecchia non è fatta fuori, curo Umon. Se la vecchia è fatta fuori, 29. Faccio quel tiro magari una cosa di qualcun altro. È bonus. 29 la prendo? 29 la prendi. Ok, se no era Kirin. Al pelo. Ti fai ritirare. Beh, l'importante è al pelo. Non c'è bisogno di fare 62 qui. No, infatti, non serve a nulla fare 62. Cos'è? Kirin. Posso usare il Kirin. Posso usarlo su qualsiasi tiro. Kirin, per forza. Sì. Grande Kirin. Grande. 9. Beh, buono, ci piace. Già solo questo è 32 e sono due dadi. Ne posso tenere 3. 32, questi... 38. Quanto cazzo Perché tra l'altro hai fatto così, hai dato un pugno, ti è stato deviato dall'aria e poi ti sei illuminato il tatuaggio del cane col... No, del... cos'è? Tipo una specie di umano col corno. Un cavallo. Però c'ha la faccia umana. Da semi-umana, sì. No, è il mio Little Pony. Hai visto il pony con... Si illumina, come si chiama? Tipo Flutterfly. No, sì. Shutter. Cosa stai dicendo? Il nome di uno dei mini pony. Apocalisse. Non si credo che siano... Li guarderei in quel caso. Ci sono, su Robo Chicken hanno fatto i miei mini pony dell'Apocalisse. Cazzo, andrò giusta vecchia di merda. E infatti tu senti un osso che fa croc. E in quel momento l'aria intorno a lei si placa istantaneamente. Oh. Vedi che le hai stortato la testa con il colpo. Il cadavere rimane per un attimo fluttuante, ancora tenuto dall'aria, poi cade a terra, schiantandosi. I ninja sono dietro al tavolo, non è detto che abbiano notato che la tizia è morta, per cui glielo dovrete dire in qualche modo, se caso. Che vuol dire che dobbiamo dire in qualche modo? Che magari si ferma. Non si sono resi conto non che si sono resi conto, loro vanno avanti. La più forte di loro è andata. Complimenti comunque. grazie a chi sei. Se non ritiravano la tirava giù. Con tipo 12 danni, no, non prendeva nulla. Perché c'è una riduzione. Se non ritirava, non prendeva nulla. Non aveva ancora tanti punti ferita. Ma in caso di non farvi 10.000 prima, prima sta Shizue. Ah, no, sta a me. Non ho ancora fatto niente. Vai. Al momento, com'è la situazione? Nessuno si è ancora accorto. L'ho vista io in diretta al momento. Che perché mi sei spezzato il collo dietro a di lei. Ma per il resto mi sembra che su Umo non ci sta andando nessuno perché è di fianco a Bayushi, no? Esatto. Chi stanno picchiando? Chi stanno mirando? In questo momento il daimyo e la moglie. La moglie la sta proteggendo a Kuseki. Allora punto una mano verso il daimyo e gli dico: Kitsune wa nata omiteru! E l'acqua si riforma sulle sue ferite dicendogli: le volpi ti guardano. Provo a curarlo. Fambo. Uccide il daimyo in memoria di Cthulhu. No, non credo. 16 28. 23 28 la CD è 10. No, però io c'ho un meno 2. No, c'ho un meno 5. Quindi la CD sarebbe 15. Quanto ho fatto? 28? 23. Lo curo 23? Sì. Lo curo di 8. Merda. Ok, ti rendi conto che adesso che la parete è stata sfondata e quindi si riesce a intravedere il laghetto da cui proveniva quel sentore di pace, quello dove ho fatto il coso per guardare, dove hai fatto il coso per guardare, dove eravate messi a meditare tutti e due, dove avevi parlato con lo spirito e avevo fatto la cosa per poter vedere poi la notte se succedeva qualcosa, che non ce n'è stato bisogno perché prima. È vero, c'è l'elementare della terra che ancora aspetta, non è venuto a dirmi se era successo qualcosa. oh
Ci sono gli scorpioni. Oh, bello, zio, sei proprio un amico Kami. È un cazzo di hippie. Era lì a farsi una canna e non hai capito niente. Senti che praticamente in questo momento l'acqua è più forte. Quindi lo curi di 10 in più. Quindi 18. Ah, vedi, abbiamo rotto la barriera. In più. Le volpi ti guardano, magari non c'è nessun'altra volpe. È tutta una mia allucinazione, ma un sacco di volte ho creato casini in caso delle mie allucinazioni. Anche con Alarico. Era un continuo. Alarico ha salvato tutti voi. Shizue attacca con il suo spuntone il ninja che sta cercando di uccidere. Critico! Critico! Anche se mi stava sul cazzo prima. Beh, colpirlo l'ha colpito. Adesso ci vuole il critico. Scusa. 5K3? 5K2? No. 5K2. Dai, 2-10. No. Un 10 c'è. Un 10 c'è. Però. E un altro 10 c'è. Brava, quindi ragazzi. Un 20. Vabbè, direi che lo fa. 30. 39. Dritto sulla aspetta, 5. No, 39, 39 più, due più, da, più un dado. Sì, che era, l'avevo già tirato. 8. Da un 2. No, e questo si è girato dopo. Direi che il più alto però di tutti quegli altri. Sì, ho tirato i più bassi. Ho dritto nella giugulare proprio. Gli fa comunque 41 danni. Lo prende in un occhio, sotto. E cade a terra ai piedi di Acquasecchia. La donna che tutti vorremmo avere accanto. Io in realtà non mi ricordo un cazzo del daimyo. Ma se ci salviamo, almeno il daimyo curato, poi possiamo. A sto punto sì, Ida. I due ninja fuori si stanno rialzando, ma vedi che stanno arrivando il capitano con le altre guardie e stanno arrivando una dozzina di altre guardie. Ok, quindi il combattimento è praticamente finito. Posso? Se ne accorgono i ninja dietro. Se i ninja se ne accorgono. No, io faccio... Io sono confuso al momento, non glielo urlo. Io mi giro verso il daimyo e gli dico: mio signore, me lo permettete, vero? E prendo la sua katana e corro verso i ninja. Per me la risposta sarebbe stata un no, però era... Io l'ho curato di 18. Sì, ma la katana non te la dà. Beh, una persona del genere. Sì, ci può stare. Sì. No, diciamo che una persona del genere te l'avrebbe data. Però diciamo che dopo non è che al massimo gli dice: non dovresti prendere la mia katana, dandogli una pacca sulla spalla, toccandolo e facendo facendomi sentire una merda. Sì, certo, ovviamente. Ecco qualche quella. Però. Vabbè, io stenso attacco totale. O come io, go! Io sono in stesso totale. Ok. Dal secondo round. Quindi, solo azioni di attacco, direi di sì. Movimento solo per avvicinare il nemico. Solo melee, d'accordo. 2k più 1 attacchi. Quindi. No. Devi aggiungi 2k aggiungo. Più 1 al sì. Se no è una merda. No, faccio di più io sul 7k4. Allora, va bene. Quindi ho la katana. Kenjutsu. Kenjutsu. Quindi è 5k2 più aggiungi 2. Aggiungi altri due danni, due dadi e ne tieni uno. Ok, grazie. Allora, tengo 2, vabbè, 8 e 7 direi. Ok. Io tiro altri 2, tengo 6, 8 e 7, 15, 6, 21. Lo prendi. Ok. Danno. Katana è 3k2. Dai un attimo al manuale. 10. 10, guarda, 10 non è malissimo. No, fa fuori il primo livello di salute. E questi erano già feriti come voi, quindi. Quindi in realtà. Quindi anche più in basso, non mandi. 10. Ok. Vedi che l'altro si guarda intorno dopo essersi alzato. Vede che dentro non c'è più aria che gira, la parete è sfondata, stanno arrivando le guardie e alza. Anche quando c'era Bayushi immagino che ci sia stato un qualcosa del genere. Alza le mani e chiede: non uccidetemi! Poi bisogna vedere se le guardie del leone sono così gentili da non ucciderlo, è difficile. Umon. Lo ucciderei pure io, un po' te. Umon, la spada di fuoco quanto dura? 5 minuti.
Ok, vai. C'è in mano una forchetta. No, ma se, quando dimmi poi in caso se mi rendo conto che il combattimento è finito. Beh, è il finito. Combattimento è praticamente finito perché rimangono due ninja tre ninja feriti. Ah. Di cui uno allora, fuori si è già uno reso. Che si è già buttato. Però quando tocca a me fa qualcosa. Uman non è così gentile come nessuno di voi. No, grazie, io ho finito, sennò... grazie di fare quello che non posso fare. Io mi sarei ingroppato. Anche. Però è anche estremamente ferito. Quindi... Ah, vero che ha preso i danni della strozzatura. Quindi si mette un attimo da parte cercando di perlomeno riprendere fiato. Io faccio Kaijo e vi faccio sparire la spada dalle mani. Avevo capito Kaiju. E anche Kaiju. Ah, Gojira! E anche gli altri ninja dietro al tavolo finalmente si rendono conto che non c'è più aria che sta sfrusciando all'interno della Io stanza. Io odio l'aria. Guardano sopra dal tavolo, si guardano tra di loro e poi si buttano a terra prostrandosi umilmente. Fino a che non arrivano da lontano le guardie. Esatto, faranno uno spezzatino di e scorpione. E fanno uno spezzatino di scorpione di quelli che sono rimasti vivi. Ah sì, che bello! Sì. Io, visto che tanto hanno aggiunto la spruzzo, ma. Quando ormai era sparita l'aria e si stavano. Che mischiata. Esatto. Si stavano più o meno arrendendo. Comincio a spandere la mia vista alla ricerca del sigillo. Ok, fai una prova di investigazione. Mentre 25 anche... la prova perché nel frattempo sono... Beh, è successo di tutto. È successo un tornado, un'inondazione. Carità. Mentre lui fa questo, io voglio lanciare un incantesimo perché tanto siamo ancora nel combattimento, c'è casino. E voglio lanciare, voglio vedere quali sono tutti i segreti in questa stanza. La vecchia forza delle mura. No. E addirittura. Sì, è l'incantesimo dell'aria, se intanto vuoi vederlo, si chiama By the Light. No. Primo livello. Ho un primo colpo dopo. No. No. 19. No, l'ho girati. No, ah, okay. Erano quelli che vedevi 19 come meno 20. Hai ragione. No, ma non era andato sotto zero con i tiri di ecco. Prima. By the light of the moon. No, by the light of the moon. Ha un sigillo nell'occhio. Che è un tiro di aria più rank. E devo dichiararti dei race però per far vedere delle cose in più, no? Per espandere l'area o per aumentarne la durata. Per ora dura un minuto. Ah no, per ora mi interessa solo vedere nella stanza se ci sono altri cosi segreti, nascondigli. Giusto per farmi cultura così poi gli spiriti trickster possono andare a spostargli posto. Ok, fai il tiro dell'incantesimo. E volete 32 e 10 42. Tu sei ferito? Due esplosioni. Qua, scusa, hai ragione. 37. Ok. Scusa, un cazzo 37. Vedi che in realtà la stanza è cosparsa di posti dove i tatami possono essere spostati e sotto c'è armi o cose di... È come fare l'individuazione del magico in un negozio di oggetti magici. Sì, praticamente sì. Ok, io prendo nota mentale di tutti i posti perché poi stanotte nelle mie preghiere farò delle preghiere agli spiriti del Sakaku che mi hanno aiutato con i posti perché in realtà si sono rivelati perfetti. E gli dirò dove sono le varie cose per spostarle e far impazzire la gente. Ok. Direi che la signora l'aveva preparata bene, comunque. Nel senso che si era preparata bene al casino. Quando inviti gli scorpioni, cazzo. Ma insomma. Beh. Ti sembra che non fossero qua da poco? Queste sono state costruite... Sì, probabilmente insieme alla stanza. Esatto. Quindi non era pronta. Sì, sì, qua il pavimento è così, ma è sempre pronta. È stata pronta. Bene, la okay. Stanza, cioè, dai, me lo farei anch'io. No, beh, ci sta in generale se lei è una rinnegata braccata che... Degli scorpioni. Yogo poi, no? Lei, esatto. No? Sì, sì, anche sì. Lei è Yogo. Sì, sì.
Beh, io... Innanzitutto tu segnati che il danno della katana ci devi aggiungere anche la forza, perché io ti ho segnato il danno base, ma poi ci devi aggiungere i tuoi danni, okay, i dadi di forza. Io invece mi appoggio al muro, sì, tolgo la maschera e inizio a pulirla, però appoggiato con nonchalance, facendo finta di non essere per niente ferito. Ok. Il daimyo vi guarda. Guarda il suo capitano delle guardie, gli dice: ripulite tutto e fate sparire i cadaveri. Cioè, no, gli dà della spada. Sì, sì, no, ma ci stavo già pensando. Nel senso, senza il cenno, io mi metto in ginocchio davanti al daimyo mentre lo curano. Mi tolgo il kimono che ho addosso, pulisco la spada per bene dal sangue degli scorpioni, la rinfodero, abbasso la testa e con le mani la riporgo al daimyo e gli dico: grazie mio signore per avermi fatto questo dono temporaneo. Lui riprende la spada. Grazie a voi per esservi messi in mezzo in un momento in cui l'onore non ve l'avrebbe imposto. Sappiate che è molto apprezzato. Signore, posso? Indicando la ferita dove è stato graffiato, e prova a vedere se c'è del veleno. Ok, fai una prova di medicina. Ah, devo dirti un raise automatico. Per forza. Perché non credi effettivamente. Perché non credo di essere in grado di farlo, ma tanto in caso dovrò aspettare il giorno dopo perché ho finito gli incantesimi dell'acqua. Beh, sì, 30 quasi. 16, ah no, giusto, però meno 5. 16, 6, 22, meno 5, 17, era 15. Vedi che c'erano delle tracce di un veleno molto volatile che non serve a rimanere nel sangue, ma serve a essere molto doloroso quando vieni colpito. È estremamente volatile, però, quindi una volta che ha bruciato, okay, non ha più. Quindi serviva a invalidare il combattimento, tipo. Non ci dovrebbero essere problemi. La volpe non avrà bisogno di intervenire. E in più in questo momento gli spiriti sono abbastanza stanchi. Kizune! Mi allontano facendogli un cenno con la testa. Kizune! Gli spiriti sono molto stanchi. Sì, anch'io! Una mano! Credo che la volpe abbia già fatto... Gli do una mano e lo tiro su. Ah! Vedi che anche a Kuseki sta messo una merda. Li guardo tutti e faccio: gli spiriti sono stanchi. A Kuseki ti prende sotto braccio e andate zoppicando. Vabbè, io li prendo sotto tutti e due. Perché? Con permesso. Ah! E non ho anche nemmeno ferito un netto colpo. Vedi che il daimyo va verso Umon e gli dice: sono dispiaciuto che le cose siano andate come sono andate. Speravo di poter rimandare questo momento all'infinito, ma l'acqua scorre per tutti e prima o poi arriviamo alla foce. Il matrimonio era solo una scusa per cercare di attirare alcuni dei nostri nemici, cosa che ha funzionato alla perfezione. No, cioè, un to pezzo. Una voce che non compare, non c'è, ma è una voce che legge su tutti, è un e dirlo, porca puttana. No, e soprattutto fino a un certo punto l'avete pianificato tutto, perché poi sono loro che mi hanno fatto l'imboscatona. Lui si gira verso la moglie, che vedete è in un angolo ed è particolarmente tesa. Adesso l'ammazza, Mayumi. Adesso l'ammazza. Guardo in giro e se in caso faccio summon. Mayumi non si vede da nessuna parte. Allora prova a lanciare commune. Ok, vai. E prova a cercare lo spirito di una volpe a questo punto. O qualcosa di simile. Comunione... Volpe è terra, immagino, perché... Decisamente. C'ho un race gratis. Per farlo te. Ma te lo dico, devo guardare cosa posso fare. No, ha fatto un altro 10. C'è cioè, lui stasera. È tornato. Stai zitto, gli hai fatto 52 danni. Cosa? In una cosa fa, me la fa bene. 28, 34, meno 5, 29. Quindi strapassato con un race...
Cerco qui. Una cosa fa Xian, quando la fa, la fa bene. Commune. Con i raise posso farmi dare in teoria risposte più accurate, però in questo caso voglio... Perché in teoria mi risponde a due parole. Voglio invece che farmi rispondere alle domande provare a percepire in caso dov'è o se c'è e se ne sta andando perché ha fatto quello che doveva fare, se è compiaciuta. Praticamente sono queste le mie domande. Ok, la tua prima domanda è che è ancora qua, non hai idea di che forma abbia preso, ma non è mai uscita dalla stanza. Non è diventata quindi invisibile. Vabbè, muta forma. Lo prendo come un postulato io. E il tavolo fuori. È tipo quello di coso, di Death Gently. Esatto. E la risposta alla tua seconda domanda è che ti rendi conto che si è trasformata in un oggetto estremamente comune per non farsi trovare, perché è molto dispiaciuta di quello che è successo. Un tavolo. Oddio, un tavolo. Vabbè. Però con il RIS gratuito fa la domanda extra. Chiederò se voleva che Umu morisse. No, quello sicuramente. Ok. Dovevi chiedere se voleva se la vecchia morisse. Quello non mi frega un cazzo a me in realtà. Io ho fatto un patto in caso con uno spirito che mi ha detto proteggilo. Io sono a posto. Domani il mio onore allo specchio si guarderà con... Vabbè, cazzo, anche il mio. fatto. Il daimyo cerca di avvicinarsi alla moglie che lo allontana. Vedete che esce di corsa verso il laghetto e verso l'esterno del palazzo da sola, facendo a una delle sue guardie di seguirla. E si rigira verso di voi e vi dice: mi dispiace che voi siate stati coinvolti in tutto questo. Non era esattamente così che ci aspettavamo che andassero le cose. Anzi, non pensavamo nemmeno che sarebbero venuti così in forza. Purtroppo nessuno di noi sapeva del passato di Umon. È difficile riconoscere le tracce di tanti scorpioni che camminano in fila. La cosa peggiore è che oggi qualcuno l'abbiamo effettivamente perso davvero. E non parlo della vecchia Bayushi. Io guardo nel posto dove c'era Mayumi. E poi riguardo il daimyo. Quanto sapete della maledizione che grava sugli Hyogo? Quello che sanno tutti. Tutti. Se sanno di cosa si tratta. Fatto un tiro. Io non so. Io mentre sto per uscire, perché a un certo punto devo essere sincero, va bene fare discorsi, va bene tutto quanto, in questo momento non voglio sdraiarmi. Abbastanza, ma se sa qualcosa di più, mio signore, è tutto gradito. Trovi anche una bottiglia di sake che non si è svuotata perché era rimasta tappata. E quindi sono indeciso, la verso sulle ferite o io la verso in bocca? Io passo vicino a lui e grazie! No! Gliela prendo. Io me la scopo. Con la poca parte. No, e se anche ti fermo. Mi faccio le pacchette dietro. No, no. Beh, dopo 4 minuti ci sta dallo short rest. Ma... non è il momento di bere, Ida. Ma qualsiasi conoscenza in più è gradita agli spiriti. La maledizione dice che tutti coloro che sono amati da uno yogo moriranno traditi o peggio. Per questo motivo gli yogo non possono sposarsi all'infuori del proprio clan. Io purtroppo mi ero innamorato di Shizue e lei di me. Quindi ho provato a portarla nelle mie terre sperando che fosse al sicuro, ma non c'è stato un momento di pace vero mai, fino a che un giorno la sua famiglia non è riuscita a riportarla nelle proprie terre. Sono andato
a cercare di recuperare mia moglie dalle grinfie di quegli scorpioni. E quando siamo scappati di nuovo insieme, pensavamo che finalmente i nostri clan avessero accettato il dato di fatto. Per un po' forse è anche stato vero. Siamo una famiglia minore, lontana dalla corte imperiale, e difficilmente sarebbero venuti a cercarci se ci fossimo tenuti schisci. Eh? Io ridacchio alla rottura del protocollo da parte del daimyo, usare questi termini giovani. Purtroppo sta scialla, daimyo. Purtroppo la maledizione degli yogo ha colpito mia moglie in maniera particolarmente violenta e brutale. Non siamo mai riusciti ad avere un figlio. Tutti i bambini nascevano già morti. Dan dan dan. Questo lo sapevo. Tan tan. Sì, il momento di sguardo tutti verso di te. E guardo di nuovo dove c'era Mayumi. Non era vostra figlia. Non era nostra figlia, ma... Era figlia del Cicusciuto. Ma mia moglie non era interessata che non fosse veramente sua figlia. L'abbiamo trattata come nostra per 18 anni. Dei giorni non ricordavamo nemmeno che fosse uno spirito che ha cercato di donarci un po' di felicità. Al momento lo spirito è triste. Se mi può sentire, sappia che non è colpa sua. E anzi apprezzo che lei abbia cercato di difendere il proprio futuro sposo come una brava moglie dovrebbe fare. Sappiate, vi parlo in questo guerriero vi parla in totale onestà, seppur non sarebbe magari il luogo adatto, ma dopo quello che è successo, in questo momento siamo compagni di battaglia. Senza di lei voi sareste morti tutti. Ne senza il suo richiamo i lupi non sarebbero stati qui. Io faccio un attimo una gomitata nei confronti di Ida e... Ci ha chiamato lei. Io devo ascoltarvi di più quando parlate, ragazzi. Bevi. Grazie. Oh! Ti do la bottiglia. Se non doveste più vederla, vi chiedo, come sacrificio agli spiriti, di dedicare uno spazio anche alla terra nel vostro giardino. Quello non sarà un problema. Il problema potrebbe essere solo che qualcuno sapeva che Bayushi sarebbe venuta a questo matrimonio. Tu pare l'imperatore o qualche vassallo. A tal proposito, mio signore, occorrerà cercare quel sigillo prima che i servi facciano qualcosa in questa stanza. Già, i servi. E consegnarlo a chi lo seppellisca per sempre. Già, noi. Le fiamme. Ah, ecco, che seppellire, Ida. Qua si parla di distruggere le prove. Perdonatemi se ho preso parola. Capita spesso che qualche ufficiale corrotto dia ordini di cui il sacro imperatore non è a conoscenza. Vero, vero. Questo è sicuramente uno di quei casi. Io nel frattempo sono stato zitto, vado a cercare. Questo è certamente uno di quei casi, me lo dicono gli spiriti. Vi chiedo... Sto sentendo anch'io urlano proprio ora. Vi chiedo in nome del legame che di sangue che in questo momento ci unisce di non fare parola con nessuno di quello che è avvenuto in questa stanza. Cosa è avvenuto in questa stanza? Io da parte mia riferirò a eventuali consiglieri o guardie che verranno a cercarvi, che voi non siete mai arrivati qua. E perché avremmo dovuto venire? Saremmo dovuti venire. Effettivamente, questo guerriero crede che in questo posto
i lupi visti trascorsi e guardo un mio mondo. Signore, abbiamo un problema. Io, la mia tavoletta di legno mi è stata consegnata al monastero, quindi hanno visto la convocazione di altre persone. Semmai siamo venuti qua e siamo stati congelati. Anche perché la volpe crede che questo matrimonio verrà risaputo che non è stato fatto. Non è stato fatto nessun matrimonio, non c'è nessun bisogno dei lupi. Non sarà un matrimonio, sarà un funerale. Se mia figlia ha deciso di andarsene, allora i miei sudditi sapranno che è morta. La notte prima delle nozze. Una storia tragica. Chissà qual è il volere degli spiriti. Si vedrà. Ok, puttana, io senti tutta questa roba. Tu non puoi mentire. No! Però puoi anche non dire la verità, non puoi dire niente. Ma posso alzare willpower, che è meglio. No, ma puoi non dire niente. Non neanche girarci intorno. Uno ti dice, come ti chiami? No. E stai zitto. No, non posso. E ti tagliamo la lingua. Va bene. Se vuoi che stia zitto, sì. Ok. Beh, per questa notte, se volete, potete ancora restare ospiti in questa villa. Vi consiglio però di sparire. Sì. Mia signora. È bene che nessuno ci veda ripartire di giorno. E vi chiederei un ultimo favore, se non fosse di troppo. Beh, è il primo favore che chiedete a questi guerrieri. Quel Ronin che si è presentato insieme al vostro gruppo poco dopo il vostro arrivo è privo di onore. Non posso fidarmi di lui. Lui è un mio problema e ci penserò io. Il granchio è abituato a portare pesi ardui. Ne siamo ben consci e ringraziamo il clan del granchio per tutto quello che fa. Inchino. E in caso mi assicurerò che non sia un problema. Lui si inchina un po' la testa, ma aspetta di vedere che tu ti inchini più di lui. Cioè, mi inchino. In caso mi assicurerò che non... una tazza di sake per terra. Per certo, sto leccando il sake che si è versato sul tatami. Sake è sangue. E acqua, molto acqua. Ottimo. E io mi assicurerò che Kakita non manchi qualora fallisca. Nel caso Ida, ho detto una cacchiata, scusate, che Ida non manchi qualora fallisca. Nel caso quel Ronin non voglia abbandonare le mie terre, uccidetelo senza problemi. Sì, io preferirei che venisse con voi, almeno per assicurarmi che nessuno l'abbia visto o che noti un'assenza improvvisa. Mm-hmm. Per quanto senza onore è comunque un personaggio abbastanza di spicco. Ora, se mi perdonate. Perdonate anche noi, abbiamo bisogno di riposo. Manderò qualcuno nelle vostre stanze con qualche unguento per aiutare le vostre ferite. È stata una cena abbastanza pesante. E mi allontano facendo, inchinandomi. Sì, anche io mi alzo. E mentre mi allontano, guardo verso Umon, gli faccio un cenno con la testa e i lupi devono parlare. Tu ora sei un lupo. Ti fa un cenno con la testa. Vado verso le nostre stanze. E qua si conclude la quinta puntata del 5 Anelli. La nuova campagna di Fumble GDR. Oh, siamo vivi che culo. Quando una donna ha quei poteri incontra un uomo corpugno, l'uomo corpugno la sfregna. Dai, comunque la mossa della catapulta diabolica è stata fantastica. Catapulta infernale. Complimenti, catapulta infernale. Complimenti. Però...
Complimenti, caro drago. Gemelli Derrick. Hai fatto... Tipico nome giapponese. Esatto. Curiosità, due curiosità. Quanti punti ferite era rimasto Umon? Dopo la blastata, dopo il force choke. Era rimasto a 10 punti ferite. Sono lo cura per morto. Minchia la vecchia. Io 11. La vecchia quindi... in tutto aveva 42 punti ferita. Però c'aveva un sacco di riduzioni. Però aveva un sacco di riduzioni. Io, se non ci fosse stati tutti i danni da incantesimi, c'avevo l'incantesimo che volevo fare su Umon. Io lo facevo lui praticamente, non poteva muoversi se non usando un'azione semplice. Non perdeva il movimento, però c'aveva tipo 40 di riduzione del danno. Noi adesso abbiamo una serie di cazzi lunga così. Noi non abbiamo nessun cazzo. Come no? Che abbiamo fatto noi? Abbiamo solo ucciso un eminente membro del clan dello scorpione. Ma perché... Mandato in missione della liberatoria. No, fermo. No, adesso chiariamo le cose. Ecco. Abbiamo ucciso un eminente membro del clan degli scorpioni, mandato all'imperatore. No, senza... Cazzo, ci siamo dei cazzi per caso. Fare la battuta, no. Comunque, ucciso mia, se me lo chiede l'imperatore, gli fo... Io mi sono difeso. Abbiamo ucciso un membro eminente. Spaccando la faccia. Un membro eminente del clan degli scorpioni che ha cercato di uccidere un padrone di casa nella sua casa. Poi loro dicono: ma era stata mandata dall'imperatore. Se ce l'avesse detto. Sì, è vero anche questo. Se ci avesse fatto vedere un sigillo, allora avremmo dato retta. Quanto dobbiamo alzarlo? Purtroppo non ce l'ha fatto fare. E quindi lui sbrodola dopo. A lui adesso tagliate la lingua, uccidete. No, in realtà è il bello di tutto questo, di tutta l'ambientazione, è che a lui nessuno gli farà mai domande perché non conta un cazzo. In parte non te l'avevo a te non verranno a farti oggi, vorrei farti notare, quindi colpo di coda per farti sentire una merda anche oggi. No, però in parte è vero. A meno che lei Monaco sì, che sì, okay, ma tu non puoi dire la verità, no, non puoi mentire, ma il tuo dire la verità è sempre la verità detta da un monaco. Se tu dici che questo è marrone e tutti noi samurai diciamo che questo è rosso, non guarda la tua parola, a meno che in questo caso è un esempio di merda, perché si vede. Però ricordati anche che lui è un monaco particolare. Esatto. È un monaco, vale meno di voi, ma è un monaco del drago, non è un monaco non samurai. Esatto. Sì, ma la sua parola contro quella di noi quattro, più il daimyo e la moglie del daimyo, vale quanto quella di un contadino. Ma no, come un contadino contro una persona normale. Vale come quella di una persona contro quattro persone. Però quelle quattro in teoria sì, però, sono superiori fino a un certo punto. Però non così tanto da dire la tua parola non vale nulla rispetto alla mia. Vabbè, dammi un altro livello, ti cancello la memoria. Ok. Questa può essere una soluzione. Io se avevo l'anello dell'area 4 gli tiravo il cazzotto che gli impediva di parlare per 4 round. Prendiamo i punti? Prendiamo i punti. Stavolta ne prendiamo. E stavolta ne prendiamo. Te lo puoi segnare sulla tua sessione. No, voglio segnarlo sulla mia. Prendi quella di manto. Uno per la sessione. No, ma qui ce n'è una libera. Prendi quella libera. Qui ce n'è una vuota. Ok. Sì. Sembrava. Allora, punti esperienza. Un PX per la sessione. Ehi! Yeah. Poi, un punto per ogni elemento importante scoperto sulla storia da voi. Roberto ha scoperto che Mayumi era una volpe. Abbiamo scoperto. Sì, io ne aggiungerei, sai che quasi sempre la contrattazione, no? Mm. Io ne aggiungerei anche altri due. E boom. Ti dico perché. Poi io ne aggiungerei una dozzina. Anche uno, perché abbiamo scoperto che la cosa è stata ufficialmente richiesta dall'imperatore o da qualcuno di importante, sì, a quel livello. Vero. Due. Perché non l'abbiamo scoperto nella scorsa. Quindi siamo a due. Due. E la terza è abbiamo scoperto che... Non è finito. Ah no, vabbè, no, si ritorna sempre sullo spirito in realtà. Che tutta la storia che ci ha raccontato il daimyo. Sì, che però... Che però alla fine abbiamo quindi due. No, però che lui sapeva benissimo che la moglie era una yogo, sapeva di tutto quanto e che era una trappola per gli scorpioni. Ma non l'avete scoperto voi. Ve l'ha detto lui per inerzia. Non va, ok, sì, ci sta. Due. Okay. Il resto due. Sì, ci sta. Poi avete interpretato i vostri svantaggi mettendovi in situazione. No, il segreto di qualche PNG. Giusto? Che in questo caso allora quella del daimyo ci sta. Quello del daimyo. Sì, beh, sì. Anche se ce l'ha detto lui. Uno. Tra uno e l'altro sì. Vostri svantaggi. No. Okay. No, no. Ok. Non avete risolto i legami con un PG. No. Ok.
perché non, alcuni di voi non manco me li hanno detti. Io te l'ho detto uno, quello con lui, ma non l'hai risolto. Ma no, perché non l'ho scelto male, perché non si può risolvere. Beh, qui riprendiamo però. Nessuno è morto a causa nostra. No, come no, abbiamo ucciso un botto di gente. No, ho capito, ma no, quelli... conta anche quello. Ah, ok. Perché se fai le cose pulite. Ah, se per le cose pulite. Credevo esatto. quelli che. Abbiamo fatto una strage. No, credevo quelli che difendevamo. No, Sicuramente Bayushi non ha preso punti. Perché ha ucciso un sacco di gente pure lei. Non avete vinto un duello? No. Però è come se aveste sconfitto la vostra nemesi. Insomma, perché era un Bayushi, poi per me è lui soprattutto. Esatto. Quella stronza che è da anni che vi perseguita. 5 PX. Olè. Bella roba. Non era così forte da essere un Oni o un mostro delle terre. Beh, oddio. Beh, no, ho paura. L'Oni uccide un esercito. Oh cazzo. L'Oni rutta e muoiono migliaia di persone. Sì, ma hai fatto vedere l'altra volta dell'Oni che tirava tipo di 9. 6K6. Beh, dammi un attimo, vediamo. Aveva 154 punti ferita. 9 punti. Beh, che sommati ai 5 della prima volta. C'era la riduzione del danno di Bayushi. C'aveva la riduzione del danno di Bayushi e 105 della prima. Non è un 10 oggi. E fammi alzare male io. No, sono 1, 2, 3, 4. 9. Non era 1, 2, 3, 4 e 5. 9. A 24 di riduzione. Hai ragione. 24 di riduzione. Boom, io li brucio tutti. 7k4 l'attacco, 9k3 il danno. E qui ne restano 9k3, ecco cos'era. Praticamente, sì, 9k3 vuol dire sai quanti 10 fa. Poi ne prendo. Ah, in più sono completamente invulnerabili a tutti i proiettili. Altri 6. Ma fa culo. Non hai pugni. E ha due spell a caso. A caso. Due spell a caso. Pix rimasti 9. Pix rimasti. Me ne servono 16 giusto per alzare il void. Due. E te? Sì. Pix rimasti. Level up, lascio a te. Va bene. Posso cancellare il resto? Riusciamo a dormire senza che qualcuno ci uccida? Lo scopriremo la prossima volta che dobbiamo parlare con un mon e magari lo facciamo infogliare. Esatto. Lo scoprirete la prossima volta in base a quello che succede. Io ho già alzato willpower, te lo dico. Un'ottima idea. Se vogliamo fare la scenetta dei fini dei titoli di coda, magari se mentre stiamo dormendo c'è cioè l'elementare della terra mi fa ehi, non c'è nessuno al laghetto. Grazie. ehi, avevi detto tutta la notte, io interpreto letteralmente, no, me lo devi dire una volta, devi farlo per tutta... No, adesso andrà avanti tutta la notte. Grazie per aver ascoltato Fumble, ci dispiace se il video è andato a scatti, purtroppo poi non dipende tutto, qualcosa si è persa, noi. Ma Facebook fa... purtroppo non dipende da noi, ma perché Facebook non ha onore, per fortuna c'è il podcast. Facebook non ha onore, da quello che dicono anche le notizie recentemente. No, quindi... assolutamente nessun onore, ma infatti adesso scopriremo se continueremo su Facebook o se Facebook chiude. Facebook. Detto questo, beh, Facebook già è un posto peggiore perché non c'è più Elon Musk, quindi vero. Detto questo, Fumble lo trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it e lo trovate anche al Play. Potete diventare soci e fare delle donazioni, e potete farlo anche di persona al Play. Ci sia diventare soci che faccio delle donazioni. Ci trovate allo stand A39. Noi avremo un tablet per farvi fare le donazioni nel caso siate sforniti. Se volete farle in carta moneta, è sempre accetta anche la carta moneta. Se volete farlo in birre, vanno bene anche le birre. Se volete giocare a Clotos o Gattai, presentatevi allo stand e cerchiamo di organizzare uno o più tavoli. Ci trovate tutti e tre i giorni. E ci troviamo settimana prossima di nuovo il giovedì per un'altra puntata dei 5 anelli. E come dice Wilson, sì, i gemelli d'Eric hanno uno svantaggio perché è un nome Gaijin. Che però si bilancia perché tutti in quel cartone hanno dei nomi Gaijin. Sì, effettivamente. Non c'è neanche uno che si chiama... Però magari Kentara. In giapponese si chiameranno con nomi giapponesi. Ah no, perché lui è Tsubasa, Osora, non sbaglio. Sì. Mm-hmm. Sì, non c'è neanche uno che abbia il nome originale. E Benji Wakabayashi Genso, che io ho sempre stato convinto che fosse scritto Viva Genso, che magari era la sua squadra del cuore, marca, ma lui giocava no, in un'altra una marca, o no. Una marca. Era il suo cappellino personalizzato. Esatto. Invece era così sfigato che c'era il suo nome sul cappellino. Sì, esatto.
Ma erano gli anni 80, erano altri tempi e la gente era altro. Pensa quanto lo prenderebbero in giro adesso un ragazzino con il nome sul cappellino. Oddio, se sei forte come Benji magari non ti pigliano. Beh, tu scherzi, ma che è forte come Benji? Si rompeva la gamba nella puntata 2 e lo vedevi alla fine. Sì, però quando c'era era fortissimo. Ho capito, però è... Beh, dai, come Julian Ross. Era un glass cannon però. Sì. Cioè, un colpo morto. Beh, ma anche Julian Ross era il più forte ladro, guerriero, ranger dell'universo. Era una squadra di glass cannon, fantastico, perfetto. Solo infortuni. In realtà il più forte, quello che si fa meno male, è Tom, che anche lui si fa male, ma meno di tutti. Noi ci sentiamo settimana prossima. Se venite al Play, iscriveteci, fatecelo sapere. Yes. Alla prossima. Ciao. Buonanotte. Ciao. Attenti agli scorpioni.